religione ha preso la mia anima e portata giù, giù, nel profondo, più profondo del forziere margine, dove mette quelle vite che il mare inghiottirà. Devi giù, che te ne fai della mia anima? Il diavolo reclamerà. Danza di bonaccia, danza di tempesta, danza per chi non sa danzare. Nella nebbia si accende una lanterna di stelle che tra flutti attende. Danza di sfortuna della mia tortuga, danza per chi non sa nuotare. Nella pancia del mostro, della ventra del pozzo naufragar, me sarà di questo mare. Che tutto il mondo sotto sopra apparirà. Ora che è profondo, nel profondo più profondo che nessuno sa domar. Danza la mia ciurma con i gronghi in cola, danza la mia gamba sbilenca, danza l'ammiraglia con il vento in poppa, drina la cantina e bevi più che puoi. Devi giorni qua, devi giorni qua, e pronti ti facciamo trovare. Ha preso la mia anima e portata giù, giù. Levi John ha preso la mia anima e portata giù, giù. Nel profondo, più profondo del forziere margine, dove mette quelle vite che il mare inghiottirà. Levi John, che te ne fai della mia anima? Marinai, quando i polmoni mi si riempiranno d'acqua, e sulla faccia la corteccia l'olandese volante, prendetela con filosofia. Nella mano avrete un bicchiere pieno d'alghe rum, e saprete che fare solo allora. Dovrete alzarlo al vecchio John e urlare hey ho! Ok, e siamo online, benvenuti e bentornati a tutti, belli e brutti, simpatici e attipati, tutte cose, insomma. Bentornata Ciurma, sempre qui, sul nostro piccolo spazio intimo, anche qui su Twitch. Buonasera. Buonasera, ciao a tutti. Ciao. Guarda, siamo qua, belli, potenti e carichi, sempre nella loggia nera, come rigorosamente sempre nella loggia nera. E wow, quanti siete, ciao ragazzi. Allora, sì, no, oggi niente popcorn, ci siamo, perché avevo appena finito di mangiare ed è stato abbastanza. C'è una birra da dividere. Una persona mi ha detto l'ultima volta, ma perché tu stai al centro e gli altri, sono loro, ehi, non c'entro niente, allora, venite.
Venitevi qua. Oh, così no, nessuno mi dice niente. Uè, uè, ciao ragazzi. La verità è che io odio il tuo obiettivo perché mi fa una faccia da pallone. La faccia a pallone. Aspetta che ma sì, ma ecco. Ti pare che fai col grandangolo? Cioè, no, in realtà è vero che se stai sul bordo ti fa la faccia a pallone. Però se vieni più di qua, vedi come la tua faccia torna normale. Hai notato? Vabbè, sti cazzi. Possiamo spostarci ancora, dai. Ecco, tu se vai ancora un po' più in là. Ma io sono la gamba del tavolo. E comunque qualcuno a posto, prendo le redini. Io non è tutto mio adesso. Non sono più nessuno. Ciao Sharky Shark, sempre presente. Ma veramente tu sei sempre qua. Sharky Shark. Fateci vedere Temu, no raga, per favore. Temu dove sta? Manca solo Temu, cioè non siamo abbastanza per voi. Non siamo abbastanza per voi. Però abbiamo Mr. Derek Wood, benvenuto. Abbiamo quello oh, di 3 Temu. Mesi. Quale? Onorato. Abbiamo gli abiti di Temu. Ah, bellissimo. Abbiamo gli abiti di Temu. Quindi è un po' come se Temu fosse qua. Come vedete, questo era il piccolo vestitino di Temu. Che poi se tu lo sei metto barba così, fratello. Barba così. Fratello, fratello scura. Questo barba il, chiara. Io questo è il non piccolo cappello voi di Temu. Oh, lo mettiamo così. 999 Galaxy, benvenuto. Nel bene e nel male, ancora nella ciurma. Sulle acque del disagio. Dai, coppa. Sempre presenti. Oh, ma si sente bene se lasciamo il cappello così? Sentiranno il bordello. Secondo me è fuori di muovere. Si sente? Si sente? Lo lasciamo? Allora, Zeusman 98-96, benvenuto anche a te. Allora, aspetta che ingrandisco la chat così riesco magari a vederla anche io, che sono un pochino lontano adesso. Allora, ragazzi, oggi come sapete abbiamo il solito cinemello bruttino. Cioè abbiamo un film brutto da vedere insieme, perché lì dove non arriva la televisione c'è il Club Pirata. E vai! Domenica sera, ciao anche a The Jabba Wack. Metà del gusto nell'iscrivervi a questo canale è io che cerco in vano di leggere i vostri nomi. Dicevo, basta con questa televisione che fa vedere sempre questi film noiosi, sono sempre tutti uguali, non c'è proprio nessun gusto. Impostellina, benvenuta anche due a te. Due mesi, grande, grandissima. E invece no, dobbiamo dare risalto alle cose fatte male, al disagio, al brutto, alla bruttura. Vabbè, che il film di oggi comunque uscì dal cinema, il film quindi di oggi è importante. In realtà non è fatto così male, c'era un certo tentativo. John Mesh, benvenuto anche, grazie mille anche a te. Perché oggi, come vi ho detto, vedremo Alex l'Ariete, un capolavoro. Stiamo alzando la qualità. Più che altro perché l'ho trovato su YouTube. Allora ho detto, forse non infrango nessun copyright. Quindi va bene. Anche Xenox, benvenuto. Allora, aspetta, andiamo a cercare la pagina Wikipedia di Alex l'Ariete. Sì, perché è interessantissima. Già da lì. Tu l'hai vista? La pagina, certo. Ah, tu già te la sei andato a cercare? Ovviamente. Allora, aspetta, facciamo così. Dove non ci siamo noi? Dove siamo finiti? Abbiamo un problema. Devi schiacciare qualcosa. Lì. Lì abbiamo è il problema. Abbiamo un problema. Aspetta, ritorniamo come qua ci vediamo. E siamo chi siamo? Siamo questo? Non siamo questo? Sì, è quello con Alberto Tomba, qualcuno chiedeva. Siamo questo? No. Sì, siamo questo. Aspettate che vado a copiarmi dall'altra parte. Copia in colla. Ecco fatto. E niente, il disagio sempre presente. Allora, mi faccio un pochino piccolo. No, è il film con Alberto Tomba, esattamente, proprio quello lì. Passato la storia per essere particolarmente bruttissimo. Dove volete stare, a destra o a sinistra? No, mi metto qui. Ecco fatto. Vale Smooth, beh, grazie mille. Dunque, dicevo, dai Gabriele, leggi Alex l'Ariete. Ti concedo questo grandissimo onore di illustrarci che cosa sia. Prego. Allora, è un film di Damiano Damiani. E che già qua io direi abbiamo detto tu, cioè Damiano Damiani. Interpretato da Alberto Tomba, che mi sembra che è il suo debutto nel cinema. È Michel Hunziker. Matt Nico, benvenuto. Michel Hunziker c'era. Michel Hunziker. Ah, no, c'era, non lo sappiamo. In teoria c'è cioè Michel Hunziker, okay. Ora vedremo. Ma che non l'hanno tagliata poi. No, devi scendere secondo me, perché più che questo è interessante le curiosità. Ah, tu minchia, te sei spulciata proprio. Sì. Lamcere, benvenuta anche a te. Il commestorabile Alberto Tomba, esattamente. Esatto. Lui.
Perché qua ti racconta la trama che non ci interessa. Scendi, scendi. Scendiamo. La trama a noi non ce ne frega niente. Dai. Dove critica, andare? Sequel. Forse critica. Critica? Sì. Cos'è? Il film ha ricevuto recensioni estremamente negative da parte della critica cinematografica italiana. Non capisce un cazzo la critica cinematografica. Pagati dal sistema. Nella sua enciclopedia, Gianni Canova l'ha definito goffo. è poco space, meritevole. Benvenuto. 2 mesi anche te, grandissimo compagno. Io non andrei quindi oltre. Quindi l'ha definito? Goffo e poco meritevole. No. Ma perché? Ma non capite niente. Goffo un paio di palle. Massimo Bertarelli ha dato un voto di 2 su 10. Omino del marshmallow, benvenuto anche a te. Niente, andiamo, facciamolo partire per piacere. L'hype sta salendo, penso. L'hype è tanto. Allora, aspetta, lo vado a cercare. No, Alex l'Ariete. Io schiaccio questi cosi. Eccolo, allora ragazzi, io vi dico la verità. Io l'ho scoperto, cioè non l'ho mai visto perché l'ho visto soltanto attraverso quella recensione che vidi io ormai, non so quanti anni sono passati di Yotobi, saranno ormai 10 anni fa, quindi quella è l'unica volta in cui io effettivamente abbia visto... Aspetta che c'è qualcuno che si è... Non sto capendo. Arez Sushio, benvenuto anche a te. Ok, scritto qualcosa. Che cosa? Niente, vai. Noi stiamo giocando. Che stai facendo? Niente. Ma che cazzo fanno questi? Io li invito qua per vedere il film e questi cazzeggiano. Ma è una cosa incredibile, assurda, eh? Vabbè. Bellissimo, ok, vai. Allora, raga. Invia, oh, vedi la chat, guarda che bello. Che cosa hai fatto? Un panda con un arcobaleno. Un panda con un arcobaleno. Perché c'è un panda con l'arcobaleno? Non lo so, stiamo scoprendo cose. Ma perché oggi è il Pride, ragazzi, è stato iniziare. Ah, è vero. Ovviamente. Ovviamente il Pride. E siamo molto felici di celebrarlo in questo modo, con un panda con gli arcobaleni. Vabbè. Ma ora non ci eccolo, questo bellissimo. Che, il tardigrado con l'arcobaleno. Arcobaleno. Questa sta giocando. Come hai fatto a farlo? Non so, sto schiacciando lì pure. Schiacciando cosa? Possiamo condividere questa? Sta modificando un emotion. Come fai? Allora. Ma sembra che abbia un qualcosa sul. Ci sono anche questi, dicono, vedi? Sul cosino. Ma clicco su questo coso qua. Come fate? Culi, ciao. Come fate? Ti stanno facendo il culo a tarallo. Invia un messaggio. Loro sanno fare le cose che tu non sai fare. E se io faccio così? Io non ma so è noiosissimo, ma è sempre lo stesso. Oh, tu sarai noiosa, come no, ti permetti? No, che cosa serve? Intanto questo? Apri la birra, Gabriele, così. Ah, boh, V1, benvenuto. Va bene, basta giocare. Apri la birra, per favore, questa per iniziare il film. Io voglio un pochino di suspense, un pochino di... Taralli preferiti, cipolle e uvetta. Cipolle e uvetta, ragazzi, uvetta passa nel taralli. Mua. Sì, cipolle e uvetta. Seven Seiya, grazie mille. Io sto ancora rivivendo il video... Ridendo col video sulla strada. Grande. Ma dici quello che ho fatto su TikTok, quella cazzatina là per divertirci? Dai. Ma lo vediamo col 5G magari, compa. Comunque quello mentre sto... Non è che mi dai il fazzoletto che mi hai preso. Vabbè, ha buttato la birra addosso. Ora torneremo indietro nel tempo. Sta sbrotando. È vero. Dovrei romperti il Mac però, posso? Posso rompere il Mac? Per andare indietro nel tempo, non puoi. Allora, vi volevo tenere rendere partecipi di questa cosa. Come saprete, avrete visto negli episodi precedenti, noi avevamo dei problemi di connessione dovuto al fatto che il Mac si surriscaldava. Io, perlomeno, quella era la mia teoria. Infatti, era così. Ho scoperto che in casa noi abbiamo qualcosa tipo 37 gradi perché siamo in mansarda. Cosa che non va percepiti 50, cosa che già non è una buona base di partenza, quindi capito, il computer quando si surriscalda troppo va in salvaguardia, abbassa la CPU e quindi i problemi che abbiamo. Quindi abbiamo risolto la cosa. Mannaggia il gattino. Esatto, vabbè, ha fatto un casino. Quindi abbiamo risolto la cosa. Ordinando delle piastre raffreddanti da Amazon, vediamo se funzionano, ma soprattutto nella maniera meno ecologica possibile, cioè accendendo il condizionatore. Io il condizionatore non l'accendo manco morto, piuttosto sudo fino alle mutande, però per fare le live mi sa che abbiamo... Sì, è il Mac che ho comprato negli USA, è proprio lui. Cheers! 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 Ad Alex l'Ariete! Skol! Alex!
Chissà se ci sta vedendo. Alberto, se ci stai Alberto, guardando. No, ma Alberto ci segue sempre. Certo. Ad Alberto che ci segue sempre, diamo il via l'inizio ad Alex Lariete. Questo ci serve un posto tattico. Fa una brutta fine, no, la metto io là. Brava, ok. Vai, vai. Dai, a porco. Dai che sto a 3000 per sto film. Mario e Vittorio Cecchigori presentano... Suspense. Non siamo casinisti, guarda, dice che ci dobbiamo separare. No. No. Passa che ci separa, per favore. Cosa è iniziato. È già iniziato. È iniziato. Senti, volevo dirti che con quella ragazza è fatta. Ma così inizia? Sì, in casa sua. Così, d'amblè. No, non è possibile. Guarda, Michelona. Sei già avanti. È Michelle. Ma siamo già avanti. È già così inizia. Colpo di scena. No, no, raga, non mi sono sbagliato, Inizia così. Michelle corre. C'è tensione. L'inizio non fa rimpiangere Sortino. Ma perché urla? Allarga un po'. Ah, perché ha un coltello. Hai il coltello. Si ingrandisce lo schermo. Ok, agli ordini, amici. Ormai sono okay, vostro schiavo, mi dite voi cosa devo fare. Siamo nelle scale del palazzo. Ma che voce ha questo? Dove stamattina è stato commesso un orrendo delitto. Una giovane ragazza è stata pugnalata a morte dalla compagna con cui viveva insieme. Signora, lei beccata. È stata la prima ad avvertire i carabinieri. Ah, ci beh, può dire come è andata? Ecco, stavo tornando a casa e ho visto la ragazza che scendeva di corsa per le scale. E aveva nelle mani? Un coltello. Un coltello? E sanguinato. Un coltello. Sanguinato. Ricorda la ragazza. Bella, bionda. L'anello del conte. Il conte. È stato sto gatto. Chi è stato? È stato il... No, il gioielliere. Il gioielliere. È stato il gioielliere. Il gioielliere. E qua era l'unico motivo per cui sono andato al cinema. La tetta l'unico subito. Motivo. Comunque lei non è mai invecchiata, che cazzo è? Com'è possibile? Ma che cos'è? 20 anni fa, Non te l'ho mai detto, ma è un... Ma si è leccato il sangue di Alberto Tomba, è l'unica spiegazione possibile. Vai, tocca tutto, tutto quello che puoi toccare. Nascondi le tue tracce. Però regia 10. Che cazzo di 10? L'inquadratura c'era tutto, c'è tutto. Sembra Giuseppe. Ah, accendi la lucetta quella da figa. Barba schiuma. Barba schiuma, benvenuto. E grazie mille. Vedi che abbiamo fatto l'atmosfera. La voglia. E sei ciecato. Non vedo più niente adesso. Io ho perso l'uso degli occhi, ma non fa niente. Ma chi è questa signorina? Io non la riconosco mica. Ha cambiato completamente la sua fisionomia. Ora non è più bella. Ah, è quello, era così che andava. Questa è. Dove che stanno? In Calabria qua. Cagna maledetta. Dove l'ha trovata la parrucca? È vero, ma dove l'ha trovata la parrucca? Ma vediamo, magari sarà organizzata. L'ha comprata, è entrata nel negozio con insanguinata. Salve, mi servirebbe quella parrucca, perché mi devo nascondere. Lei è inseguita. Ma forse già sapeva. Guarda che... i sicari non sono manco... Cioè, uno non direbbe mai che sono sicari. Ma quello è... Ah no, non sembra mai... Lei è proprio una malavitosa. Ciao Roix. La sta sfidando. Dun, dun, dun. Il target è stato preso. Ma io non capisco. Ma perché c'è questa scena, questa tensione tutta? Sì, è iniziato in maniera un pochino strana. Sì. Però c'era no. In testa. Che fate? Comunque queste sono le strade del Sarrabo. Assassino! Io ti conosco! Assassino! Guarda, questo è l'assassino più, più preso dalla scuola. Ma queste macchine... Ma perché lei non frena in tutto ciò? Sta schiacciando tutto quello che può schiacciare. Ma perché non frena in tutto ciò? No! Frena! Frena! E allora?
allora sei una capocchia, sei! Quelli sono sbonnati la macchina comunque per fare sta cagata. Oh. No, inizia così, capito? Fast and Furious in calato. Non è in calato. Non lo so. Oh, comunque, fun fact, hanno rotto una, hanno distrutto la vera macchina dello zio del regista. Per vabbè. Lui è rimasto a fumare per tutto il tempo. Tutto per tipo a dire. Ovviamente. Però questo è lento. Ora sono in Sardegna. Te l'ho detto, questo è il Sarrabus Gerrei. E niente, raga, inizia così il film. C'è un omicidio, lei corre, si mette una parrucca, inseguito questa in questa può essere il ruolo di Michelon, che è possibile. Sparita adesso. No, è impossibile. Michael Bay calabrese. Mi dispiace per lo zio. Lei com'è finita là? Non è morta sicuramente. Però lei si è strappato il vestito proprio lì. Proprio lì, è un caso. Il caso non è mai casuale, ricordo. Questo caso in particolare. Ha una farfalla! Questo cambia tutto. Ricordati questa farfalla, che secondo me può essere importante. Troppo tempo l'inquadrato. Vedi, la regia non è da sottovalutare. La Hunziker era co-fotografista, mi piace dirlo. Non ce ne libereremo. Ah, no. Ora perso una diretta, ma non ma dove diavolo eravate, eh? Quelli giù con l'elicottero stanno aspettando soltanto voi. Lo sapete che cosa significa H24? Significa essere a disposizione 24 ore su 24, questo significa. Dove vederle, sei splendore, in piscina. Madonna. Ma mi meraviglio di te che sei sposato da pochi mesi, povera ragazza. Ma non è successo niente, dai. Ma in che senso? E con lo spacciatore come lo mettiamo? Vuole rapporto subito. Di cosa avete combinato stavolta? Noi niente, ma i soldi qui li avevano già segnati e nemmeno ce l'avevano detto. Pace? Aveva la macchinetta per gli ultravioletti neri, ha scoperto che i soldi erano segnati, questo. E i soldi li avete persi? I soldi ce li ha buttati come fossero carta igienica. E noi abbiamo raccolti accuratamente. Ma in che senso? No? Se si sono puliti il culo e ne hanno buttati in accesso, quello vuol dire. Sono sempre in ritardo quei due. Farò in modo che non accada mai più. Basta eliminare i tipi disordinati e il reparto sarà perfetto. Alex sa che è il migliore nel suo ruolo e se ne approfitta un po'. Alex sa che è il migliore nel suo ruolo. Soltanto in un film. Soltanto in un film posso dire una frase così di merda. Soprattutto con questo tono di voce. Immagini che arriva un poliziotto e dice: no, lui è il migliore in Italia. Qual è il suo ruolo? È il suo ruolo. Ma qual è il suo ruolo? La protagonista del film. Perché poteva essere un migliore. Invece. Passo un cazzo. Forse il suo ruolo è d'attore, è il miglior attore delle forze. Ok. Secondo me sì, onesto. Beh, un informatore ci ha segnalato un importante traffico d'armi proveniente dai paesi dell'est. Forse materiale radioattivo. E gente pericolosa, quindi state tutti in campana. Non voglio eroi, ma nemmeno martiri. Attaccheremo dopo il tramonto. Severo? Severo ma buono. Mi sembra giocato da solito. Non voglio neanche sapere in quale razza di casino vi siete cacciati questa volta. Vabbè, ma non volete niente. Vabbè, ma che cazzo vuoi allora? Vabbè, non me ne frega niente. Perché mi hai lasciato in camera d'albergo? Lasciare perdere, tanto darebbe la. Poi la camera d'albergo è di classe, non sai cosa. Sembrava tipo una scuola elementare abbandonata, però. Era una scuola elementare abbandonata. Ma perché questa scena? Continua pure? A girare. Oh, okay. Taglio. Perché hanno pagato l'elicottero. Oh, cazzo. Che cazzo, l'ho almeno 5 minuti lo devo mettere. E muovi il piazzo l'elicottero per tutti. Solo 10 minuti? Sì, signora, non si preoccupi. Cosa accadrà a questo bambino? Non può esplodere. Non so, mi aspetto di tutto ormai. Dicono sta per iniziare la scena. La scena? Vediamo, sono curioso. Cazzo, non mi ricordo niente. È zero, pure io. Io vedo soltanto le recensioni di YouTube tipo uguale. 20 milioni di anni fa, basta. Io non so niente, cioè veramente. L'occhio della madre. Forse è quella. Esatto. Quella è la scena del passeggino. Dov'è la scalinata?
No, ma infatti chi si lamenta del maestro Sortino? Cioè, ci ha regalato grandissime emozioni. Cioè, questo ti fa apprezzare ancora di più il suo lavoro. Questa è la pianta del capannone. Si tratta di una segreteria. Sortino in 50 minuti del primo film. C'erano 4-5 colpi di scena. No, no, ma aspettate. Ha detto questa è la pianta di un capannone. E io mi sono chiesto che cazzo di pianta può essere il capannone. È un quadrato. Perché hai la pianta del capannone? Sfondiamo a spallate. Alex, comandi. Sei tu il nostro ariete. Tu dovrai buttare giù quella porta. Sei tu il nostro ariete. Dopo averlo buttato giù con lui è il migliore, perché quello che piglia a testate lo usano proprio come ariete. Riprendiamo. Ha senso, ha senso. Bene, allora muoviamoci prima che si accorgano di noi. A spallate, sì, vabbè, però non so. Una porta di magazzino a spallate. Walter White sarebbe fiero di voi. Ma infatti, cioè, boh, la porta è un magazzino di in mattoni. No, è un uraghe. Un magazzino in mattoni, prendilo a spallate. Dai, sfondalo a spallate il magazzino in mattoni. Pronti per la scena epica, oh cazzo. Qual è? Mio Dio, non vedo l'ora, dai. Ragazzi, la tensione si taglia con ma forse per questo l'hanno definito goffo un po' a caso. Sono corretto. Una cosa. Cosa? Ti ho sempre ammirato come un maestro. Ma dai, piatta. Per me è stata a morire. Mezzo metro corso con la fama. Tutti gli uomini sono a posto. Segnala la luce verde fra 3 minuti a partire da adesso. La luce verde. Tre luce verde. Basta. Che cosa sono venuto a fare? Dai, scusa. Vieni. Lei è una ragazza madre. Ma io non l'ho mai fatto. No, no, dai, no, veramente. È una babysitter. No, dai, ma bra- 60 secondi. Lei la madre è sciagurata, ha abbandonato la carrozzina. Sta andando la carrozzina, va. È veramente come mamma. Mamma, io vado in Messico. No, vabbè, che cazzo stai dicendo? Cosa stai dicendo? Ora esplode. No, ragazzi. Perché penso che la carrozzina. Se c'è un bambino? Bambino Alex, non vedi che è un rottame? Ma come? Dammi nuova, non la vedi? Se c'è un bambino dentro. No, Alex, ma un bambino qua in mezzo a quest'ora, dai. Non è possibile. Qui fra pochi spara. Vado a vedere cosa c'è. Ma quanti chilometri si è fatta sta carrozzina? Vado a vedere. No, sono. Vado a vedere. Sono no. Beyond perplesso. No, ma era la domanda era tua. Vado a vedere. No. Vabbè, vado. È un bambino! Alex. Alex! Ha mandato tutto in pace. Ora usa il bambino come ariete. Ma ci sono anche i cani. Alex, torna indietro. Alex, stanno per arrivare i comandi. Alex, dai! Bravo, eh? No, cazzo, ovviamente. Non piangere adesso. Bambino di merda. Mio Dio, questa scena mi sta. Io non riesco a. Luce verde, luce verde. Ale! Numero uno, rispondi. Oddio, che tensione, ragazzi. Che diavolo aspetta? Qui uno, entriamo in azione. Hai luce verde. Luce verde. Entriamo in azione. Avvi, aspetta. In guerra, il capannone. Dovevo entrare io. È molto bizzarro.
mio Dio, tutto sbagliato. Ma chi sono i buoni? Ora c'è anche il bambino con la che è incastrato a Roger Rabbit. E quindi... E niente, vince così. Mo... Abbiamo vinto. Usciamo allo scoperto. No, comunque è bellissimo. Cioè, lui che va per il bambino che ha fatto chilometri, non ho capito dove cazzo sta, mentre la madre sta scoppiando. Sta scopando. Ma non è la madre, è una babysitter. E vabbè, ho capito. Ah, questo cambia le cose, ovviamente. Cioè, questi stanno facendo una sparatoria e quei due stanno scopando che non si sono accorti di niente. Ma no. Cioè, quanti chilometri si è fatto? Ma poi quella scena che lui entra, rivelano tutto. Ah, aspetta, più aspetta. Quella è morta. Facciamo un altro po' di casino. Un cunicolo si può passare a carponi uno alla volta. Devono essere scappati di qui. Esplosivo! È molto fantoziana la cosa. No, ma guarda, Matteo 102, benvenuto. Grazie, è pieno di azione, di suspense. Ma com'è successo tutto ciò? Io non ho capito. Ragazzi, tutto a posto? Testuggine. La pendenza della Sardegna. È vero, puoi fare chi non da San Nicolò Gerrei a Doglianova. Tutto bene. Ti grotto. Tutti i basiti F4. Ti grotto. Chi è Tigrotto? La gamba. Sei ferito? Ok, tiralo su. Appoggiatelo al muro. La gamba. Dai. La gamba. Forza. Comunque il primo che è morto ha fatto una figura di merda. È entrato da solo. Ah! È stato crivellato da tutti. Cioè inutile proprio. Alex arriva urlando. Bello, no! codice verde, entra e muore. Che merda, poverino. Che schifo. Hanno trovato le bare là. Scusate, ma cioè il traffico era di bare? No, c'era la droga dentro. La droga! No, era armi radioattive. Radioattive. Raga, attenti alla trama. Armi radioattive. Scusate, sono... Non vi distraete, sennò qua non capiamo più niente. Dove è Alex? Robby è morto, comandante. Alex è là vicino a lui. Cos'è sta scena? Ho fatto la cazzata. Che cazzo ha fatto, Magnu? Mannaggia la mente. Per il bambino di me. Non mi incavo di c'è di grotto. Per me se c'è una mattina deve essere molto appassionato. Ma no, che comincio da suonare. Vai di grotto. Ok, è più complesso di The Lighthouse. Minchia, bravo. Robby è morto. È una cosa che a noi può succedere. Dobbiamo essere preparati. Sto spiegando adesso le dinamiche della biologia umana. È morto. Sono cose che a volte succedono. Però sposato. Paolo aspetta un bambino. Paolo aspetta un bambino, mica è normale. Forse è quel bambino nella carrozzina. Operazione Temo. Non mi incudice Temo. È una cosa ingiusta. Questo non doveva succedere. Ne parliamo domani in ufficio. Stati zitto, tutti zitti qua per piacere. Tutti guardano l'orizzonte dentro il magazzino di mattoni di cui avevano comunque la planimetria del nuraghe, che è praticamente un quadrato. Il piano è, vedete, c'è una porta, sfondate la porta, entrate e urlate. E fatemi sparare. Però se appare un bambino. Codice verde. Se puoi aiutarla per farlo uscire dal coma. Ma lui è Jack Nicholson. Cosa succede? Andiamolo in sequenza per tutta la notte. Ma il bambino, infatti, la gente chiede. Il bambino. Ma vediamo. E il bambino chi se ne frega? E l'hanno lasciato là. Scusa. Era sovrappensiero dopo. Va bene, può funzionare. Mandiamola tutta la notte. Lei... Aspetta, lei chi cazzo è? Perché sta mettendo una cosa in inglese? Robin? Ti ho cercata, Lena, ma non ti ho trovata. Loro potevano trovare un biglietto, perciò ti lascio questo messaggio. Se ascolterai queste mie parole, vorrà dire che mi avranno già uccisa.
Sanno che io posso denunciarli, ma anche tu sei in pericolo, perché credono che ti abbia detto tutto e vorranno uccidere anche te. So quanto eravate amici tu. Aspetta, non posso interromperlo così. Ma ieri sera non hai rispettato le procedure. Toccava a te. Ma stavano spiegando. Vabbè, no, così. Ok. Ma lo capisci che non puoi più restare nel reparto. Io so quello che fai tu sai quello che faccio io. Carico. Senza improvvisazioni, senza colpi di testa. Ho capito, ma c'era un bambino. Ma si chiama Alex Lariete, come fa a non dare colpi di testa? Hai capito perfettamente. Per te qui è finita. Vuoi? No, grazie. No! Il corso Alessandro, da domani prenderai servizio nella stazione di Monte dell'Olmo. No! Quella stazione Monte fa schifo! No! No! Nessuno vuole andare a Monte dell'Olmo! No, Monte dell'Olmo, no! Capisco. Puoi andare. Altro che ti. Lo hanno licenziato ad Alex Lariete! Il tuo partner sarà l'ombrichetto. Che plot twist! Alex, Monte dell'Olmo. Monte dell'Olmo. Ho fatto un gran casatone, più che 4 giorni. Poi mi ha trasferito in un paesino sulla Torino. Ha detto che non ho più la fiducia dei miei colleghi. Il reparto speciale lo devo dimenticare. Ma tu della carrozzina del bambino gliel'hai detto? No. E perché non gliel'hai detto? Sembrava che passasse come la solita scusa. Ma che cosa dici? Ma la solita scusa. È la volta scorsa. È morta tua madre. E il gatto ha mangiato i compiti. Ma il bambino è morto. Un bambino. E basta. Basta queste scuse. No, non è più che l'uomo. Ma che cazzo di bambini nelle carrozzine trova lui? Tutte le missioni. Sapeva benissimo che cosa andava. E poi hai salvato la vecchietta. E poi il bambino nella carrozzina. E smetti. Ma chi ti crede? Confermo solo i bambini. Ma in tutto ciò il bambino non l'hanno trovato più, l'hanno abbandonato là per sempre. Nessuno ha più rigore. Secondo me se la sta squattando nel capannone, ha preso le armi radioattive, è diventato un supereroe. Secondo me è diventato Blanca di Street Fighter. Bravo. Non lo vedi, F5. Oh, ma ci siamo anche noi, eh. Dai. Dove? A Monte d'Aiuto. Là dove? Monte dell'Olmo. Paparella, giuro che stasera non riesco più a stare più con te, va bene? Stasera, amore. Ciao. Ciao. Cazzo ti ridi che ti hanno mandato in mezzo alle stelle. Là è pieno di bambini. No, cazzo, ci sono le scuole. Il bambino è tezzuo. Che guaio. Le hanno pure fermato. Questo non è Alex Lariete, è Alex mai la gioia. Mamma mia. Alex pessime scelte. E ti faccio la multa lo stesso per non aver rispettato. Madonna! La sicurezza non allacciate, uso del telefonino alla guida senza vedere. Sono solo collega, sono qui come un rimpiazzo. Mi spiace, ma il codice della strada lo devono rispettare anche i colleghi. Cioè, si è preso pure la cazzo di multa! Ma non è possibile! Ma che cazzo è? Per me l'ha puntato Marras ha ragione, nel senso che il codice della strada va rispettato, specialmente da noi carabinieri. C'ha ragione, però. Se è vero, ma giusto. Questa è una grande lezione per tutti noi. Questo è il codice civile buttato così. Grattatevi vigorosamente che sto qua, porca puttana, è porta sfiga. Giornata di merda, no? Tornate a casa. Mo' la vecchietta li fa la macumba. Corso, come mai non sei in divisa? Noi del GIS siamo sempre in borghese. Non è che io sia un maniaco della forma o del regolamento, ma noi qui rappresentiamo lo Stato e cerchiamo di dare il buon esempio. Pure il cazzatone pure da questo. Minchia, stai fermo lì, non ti muovere. Madonna. Abbiamo il Mefisto e non ci caliamo con la corda dagli elicotteri. Siamo solo una piccola stazione. Ma non aspettiamo la pensione, eh? No, no, no. Qui si lavora solo, tutti i giorni. Un lavoro che non va a finire sui giornali, ma che è utile alla gente. Vabbè, adesso basta, perché sennò rischio di fare della retorica. Ma un tantinello proprio. Piace il risotto alle erbette? Come hai detto, scusi? Il risotto con le erbette. È il mio piatto preferito. Benvenuto tra noi. Lui
Bambini non ti ricorda un giovane Matteo Renzi? No, ci vado dal pozzetto, in realtà. Del pozzetto. Comunque l'erbetto ovviamente non ci hanno deciso di preso, lo sappiamo tutti. Il risotto con le erbette. È per quello che stavano il risotto con le erbette. È per quello che stavano tutti così su di giri. Oh, oggi il risotto con le erbette è il mio preferito, il linguaggio in codice. Loro fanno una domanda a lei che c'è un tubo in gola. Voglio vedere che cazzo le devo rispondere. Comunque, vabbè. Dal comando generale. Fa vedere? Ha fatto qualche casino, cioè. Strano questo fax. Dov'è Corso? È fuori per un servizio. Che servizio? Non lo so. Valla a chiamare. Ci sono ordini per lui dal comando generale. Signor sì. Chiamatemi per una rapina di banca. Chiamatemi per arrestare spacciatori di droga. Chiamatemi almeno per i violentatori di bambini. Ma mandatemi via da questo posto. Almeno per i violentatori. Vi prego, qualcuno violenti un bambino. Che cazzo. Non mi accolga con un bel sorriso. Spacca tutto, Alex. Mo trova una gnocca. Non bussare. È sempre così che va. Prima porta a cui bussa c'è la maxi gnocca del film di cui si innamorerà perdutamente. Sì. Mamma mia, chi se lo aspettava? Mamma mia. E lei si è innamorata perdutamente. L'ho visto una volta. Con quel motociclista giorni fa, non si ricorda? Ma è tutto a posto. Invece no, è necessario un piccolo supplemento di indagine. Posso entrare? Per fare? Tu sei uno che non perde tempo, vero? Tenaccio, grazie mille. Ma che dialogo è? L'ha appena conosciuto. Ma che cazzo è? E tu non ne perdi davvero? Dipende. Scusa, ma è doppiata la tipa? E da cosa? Oh no. Sta prendendo fuoco il campanile? Ti vuole subito. Era sempre lui, quindi. Corri. Papà Perenna! Gira tutto attorno a sto povero Alex. È una cosa incredibile. Fammi lasciare stare. Cazzo. Mi ha fatto chiamare? Sì, è arrivato per te un fax dal comando generale dell'arma. Mi riprendono il reparto? No, però ti richiedono per una missione. Di che si tratta? Devi accompagnare una persona indiziata che è ora in ospedale dal giudice entro le prossime 48 ore. Dimmi che non è pozzetto. È scritto tutto qui sull'ordine di servizio. Quando devo andare? Capisco che hai voglia di andar via. Quando devo andare, molto mamma? Importante. L'indagato è sospettato di omicidio, quindi occhi aperti, mi raccomando. Benissimo, maresciallo. Chi viene con me? Nessuno. Nessuno? Devi morì. No, al comando vogliono così. Devi andare in borghese, da solo, senza destare attenzione e restando assolutamente in incognito fino alla fine della missione. Ma io faccio un casino ogni volta che mi giro e guardo male le persone. Te la meriti. In incognito lui. Vado a prepararmi, maresciallo. Complimenti. Grazie. Quindi, arrivederci e buon lavoro. Il proverbiale elefante nella gioielleria proprio. Elefantotto. Grazie anche per il risotto. Elefantotto. Maresciallo, che c'è, Maras, che vuoi? Sto giocando una cosa tipo Ticrotto. L'accompagnamento sia eseguito da uno solo. Che fai? Ti metti a discutere gli ordini del comando? No, non mi permetterei. Oddio, ma questo è il gigante di Twin Peaks da giovane. E che non hanno mai scritto il nome della persona indagata. Te vuoi smettere di cercare somiglianze delle persone? Cioè, somiglia a se stesso. Sto cercando qualcosa di interessante qua in mezzo. Lui si becca cazzatoni ovunque. Non può fare. Appena esce di casa c'è qualcuno che lo insulta. Merda! Sei una merda. Hai i documenti? Sì, mi sembra tutto a posto. Tieni, mi devi firmare qui. Dov'è? Lì dentro? Sì, è la 2. Vieni. Grazie. Auguri. Perché auguri? Che vuol dire? Lo capirei subito. Io per fortuna ho finito e me ne vado. Ciao. C'è qualche cosa. C'è qualcosa lì dentro. Che no, ma è Michel Hunziker sicuro. Ah, certo. Tu sei una donna allora. Dove scappi? No, vuoi uscire? Vuoi scappare? No. Vieni fuori. Dai, lasciami. Calmati. Lasciami, levami le mani. Rilassati. Chi è quello là? Chi è? Ai! Ma sei furba allora, eh? Vuoi scappare? Ma sei furba! Alzati i piedi. Tu, allarga le gambe. Magna il muro. No, resta incognito, Giovate. Stai calmo. No. La senti questa? È una pistola. Ma che cosa? Questa spara. Ma che cazzo... Ah, ecco, sono io che ho sbagliato. Mi hai dato una pedata nelle zone delicate, eh? No, raga! È davvero un cuore d'oro, sai? Sta leggendo! Quanta vleva botazzi è una donna. No, raga, stava leggendo le battute! Stava leggendo le battute, cazzo. Mio Dio!
Cioè, questa cosa veramente è meglio del porno. Mio Dio, è tutto sbagliato. A parte che questo è quello che succede quando due attori cani si incontrano, una cosa proprio disgustosa. Però lei ci sta provando almeno, cioè lui proprio lo sbatte, questa è lei una ci pistola. Prova, no, ma perché lui non si ricordava le battute. Ma che cazzo devo dire, fammi andare qui, a leggere. Raga, qua, delle battute veramente fate caso. Improbabili nella sua memoria. Questo qua è palesemente il copione, perché guardate come si comporta in maniera naturale, cioè non è naturale quello che succede adesso. Aspetta, quando lo sbatte al muro, ok, guarda che succede. Magna il muro! Ma sei tutta pazza tu? Stai calmo! A parte questo dialogo... Senti questa! È una pistola. Questa spara. Questa spara. Perché si allontana? Ah, ecco, sono io che ho sbagliato. Mi hai dato una pedata nelle zone delicate, eh? Molto gentile. Hai davvero un cuore d'oro, sai? Dunque, Antavleva Botazzi è una donna. Sì, sono io. E sono una donna. Oddio, chi cazzo sei? Non sono una sola. Sono il carabiniere che ti deve accompagnare. Lo sapevo che l'avrebbe detto, bellissimo. Sono il carabiniere. Bellissimo, resta in incognito, tu che sei, sono il carabiniere. Dimostrami che sei un carabiniere. Sì, la pistola, le manette e i documenti che ti riguardano. Come un carabiniere, va bene? Andato in borghese, è andato, si è cambiato. Pensavo fossi venuta per avanzare. Non ho detto che non lo faccia, prova a colpirmi ancora e vedrai. T'ho chiesto scusa, che vuoi di più? Cagna maledetta! Cagna senza appello. Che poi mi dispiace perché lei è diventata brava con gli anni, cioè queste parti le avrebbe sapute fare, dai. Vabbè, adesso fa altro a fare, cioè. Qua quanto aveva? 11 anni? Il padre voleva un titolo molto basso. Quanto c'era? No, dai. Non mi frega niente se tuo padre non ti voleva. Hai avuto un'infanzia difficile. Ti assicuro che si prende la vita difficile che te ne prenderai. No, non lo so. Chiaro? È tremendo. Chiaro. Sali. Sì, è la Hunziker. Sì, è la Hunziker minorenne. Proprio. La Hunziker quando ancora non era dentro il mondo dello spettacolo. Penso che questa sia il primi... E poi mi dà un senso di claustrofobia. Di metti la cintura o ti lascio qui? 2000, così mi sembra. Così quelli che devono ammassare ti trovano subito. Allora te la metti anche tu. Non lo so, dipende dal rumore. Mo' piglia una macchina. Tutto molto credibile. Potresti alzare il volume del film. Eh sì, però, raga, poi c'è il rientro. Vabbè, è il massimo in realtà, lo so. E vabbè, ma che tempismo c'hanno questi qua, è incredibile. Stanno andando ad ammazzarlo, l'hanno persa per così poco, pensa. Oh, per una zicca l'hanno persa. Era la fidanzata di Eros Ramazzotti. Aveva 23 anni. Comunque sembra che ne avesse 12, eh. Cioè, complimenti a Michel Hunziker, che si riporta sempre bene. Disgraziato! Ma che lavori di macchina. Comunque quella scena di prima me la vedo René che urlava buona! Rilassati, non ci segue nessuno. Non ci ammazza nessuno, non preoccuparti. Ti senti così importante da prima pagina dei giornali? Fai male, molto male a non credere che mi vogliono ammazzare. Ci hanno provato due volte. Ma spiegate. Evidentemente per certa gente sono importante. Io so che sei coinvolto in un omicidio. Coinvolta sì, ma innocente. Dicono tutti così. Ma io lo sono davvero. Ficcatelo in quella testa piena di ricci. Troppi dialoghi, mamma comunque mia. troppi come dialoghi. Lei già pende dal... da sola? E ci hanno spinto con una macchina. Gne. Questo sta cercando. C'è una scena di sto film in tutte cagne dei Nano Colossino. Ah, ok. Non c'è. È andata via. Devo aspettare. No, con i carabinieri. Con un tizio in abiti civili. E non lo so chi è. Madonna, questo è inquietante come... Va bene. Che cosa dice il capo? È bufalito. Lui è il ragioniere. Se vanno a nord devono prendere l'autostrada. E qui c'è solo una strada. Dico, andiamo. Se vanno a nord... Il ragioniere della mafia. Fame. Che hai detto?
E non tu il cazzo, aspetta un secondo. Aspetta, non l'aveva capito. Che smetti. Ma che cazzo di... Ma che gli ha scritti i dialoghi? E il tizio mentre registrava... Il regista mentre li stava registrando non si è reso conto che forse questa roba non funziona. Quello lì verde che c'è dentro? Credo dell'insalata di pollo. Ci sono queste pizzette ancora calde, sono arrivate poco fa. Volentieri. Paga lui, eh? D'accordo. Buone le pizzette. Ma la sta succhiando, non la sta mangiando. Perché si sta... Sta sfogando sulla pizzetta quella che vorrebbe. Dai che non la perde. Testa piena. Ma la sta succhiando quella. Secondo me era già morsa quando gliel'hanno data. E lei deve fare finta di mangiare. Era già morta. Forse hanno ripetuto la scena 150 volte. E quindi non è che potevamo dare sempre il morso. Stavo facendo finta di dare il morso. Servivano troppe pizzette. Bravo, bravo. Vedi, non ho ancora mangiato. Bella, lì si fa i cazzi suoi. Però. Off topic 24. Ciao ragazzi, grazie mille. Questo benvenuti è ancora. Questo è stato di omicidio. Facciamo fare una prova. Gioca a biliardo con la gente. Ma senza fretta, ma perché? Mangiamo la pizzetta, una partita. Chi è quello che è con te? È uno che mi dà un passaggio. Non ho trovato niente di meglio. Ma lei ci sta come provando quei tizi che giocano a biliardo, non ho capito. Ti metti giù? Sì. Metti il dito più alto sul tavolo. Va bene. È la mano tua? Adesso quando sei tranquillo. Ok. Brava. Bravissima. Basito. Ok, dai, perché sta scena non ho capito? Per far vedere che lei è molto amichevole. Tanto ormai fai parte del nostro club. Socializzato. No, per quale motivo? Oh, comunque se avessi saputo che con sospetto di omicidio puoi fare il cazzo che vuoi, forse sì, mi sarei levata qualche sfizio qualche anno fa. Andiamo? Invece no, puoi mangiare pizzette. No. Tagliazzi, ti sei meritato, su. Va al diavolo, con te non ci vengo. Dai. Sei moscio. Hai visto? Ha sentito, non va bene. Era un piano. Adesso quei tre devono fare a botte con Alex l'Ariete e li ammazza tutti. Perché lui è Alex l'Ariete. Tra l'altro, perché ha una pistola. Aiuti su quei poteri. Non ne avrei proprio bisogno, credimi. Ups. Gesto di sfida questo. Che coatto. Madonna, l'hanno fatto davvero. Schifo è. L'hanno fatto davvero. L'ha fatta veramente sta scena. Adesso andiamo. Ciao. È sbagliatissima sta scena. Tutto sbagliato. Lei che se la ride. E così sei un duro. Dai, monta. No, non oddio, ci stanno innamorando. Sei un duro. Sei un coglione, è diverso. Vabbè. A me piacciono i duri, eh. Ah, ma loro sei uno di quelli che fa le stupide con i maschietti, tu, eh? Sai che poteva finire a sberla dentro? Ma chi l'ha scritta questa frase? Stoppa il patriarcato! Un ottantenne l'ha scritta quella frase. Questa è frase da Sortino. Questa comunque è veramente da Sortino quella frase. Questa è Morelli. Facciamo tregua. Non cedere, Alex. Oh, ma la vuoi portare in? Non cedere, comando, Alex. Tregua. Sai che in fondo non sei proprio così stronzo? Lei si è innamorata perché c'è il ferro. Neanche la faccia del ferro. Cioè, per conquistare la Hunziker devi avere il ferro, raga. Piero, per favore. Ma dove fa? Ah, amico, trova anche le gomme. Dove? È vero, prima aveva detto che era un moscio, adesso è un duro. E deciditi, figlia mia. Ma la musica sotto la sedia, infatti sì, concentriamoci sì sulla musica. Guarda i tuoi amici. Dobbiamo proprio, cioè, non ho capito. Perché non le chiedi se c'è un motel qui vicino? Eh? Un motel? Sono stanca, ho bisogno di riposare. Ti no? prego, Alex, pugno duro. Senti, Altaleva Botazzi, non fate stare idee su di me, capisci? Come la chiamata? Perché non ti rilassi un po'? Perché sono in servizio. Tipo Ataleo Botanzi. Tu sei indagato? E la chiamata? Io devo portare in tribunale. Ataleo Botanzi. Ti ho già detto che sono innocente. Senti, Ataleo. Ma lo vuoi capire o no? Quando uno ti parla ci senti. Lei che si incazza. Oh, io te l'ho detto che sono innocente. Allora sei scemo. E che vuoi pure le prove, mo? No, e sei un poliziotto, dice. Ma se uno te lo dice che sei innocente, questo ancora a fare domande. Ah, ma sei furba allora.
è già passata la scena della finestra. Ah, la scena della finestra è l'unica scena che mi ricordo, la scena della finestra. Non la ricordo. No, la vediamo dopo. È una scena brutta dove lui dovrebbe rompere una finestra, ma la rompe male. Era una finestra di servizio. Però la rompe male, però l'ha lasciata perché si vede che ne avevano soltanto una. Trovi che sono del posto? Silenzioso, ecologico. Ma è un sospetto. Romantico. Romantico. Ciao. Lui è in servizio. Dov'è Paperella? Di una puzzola. Toglimi questa roba. Toglimela subito! E non agitarti. Se no ti fai notare dai cattivoni che ti danno la caccia. Dove vai? Pazzo! Torno subito. E poi grazie che lo licenziano. Non mi piace da niente. Una cosa doveva fare. Sì. Mamma mia. Torna indietro! Non farti notare. Dove vai? Vabbè, ma stai calma, sei un pochino nevrotica. Censurino, spero di no. No, ora arriva. Aia, 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 aia. Panico. Lei non si nasconde, si irrigidisce come una capra che vede il pericolo. È vero. Come tempo l'altro giorno in quella foto. Dai, che Ataleo Botanzi è in pericolo. Ataleo Botanzi. Scusa un secondo. Scusa, usate l'alfabeto. Ha capito. No, secondo me ha capito che devo ucciderla. Alex, fai qualcosa. Un'altra donna. No, no, ma quante donne è? Ma si innamora di tutte lui. Ma figlio mio! Ma fai qualcosa per questo problema, cioè! Forse lei è Paperella. Ah, la conosce. È Paperella. No, non è Paperella. Io ho sete, volete una tortiera? Vai. C'è una tortiera? No? Ah no, c'è il conto. Vai a prendere tu. No, vado io. Che la fai tu? Vado io. Aspetta, aspetta, pausa birra. Prendiamoci il caffè. Pausa birra. Pausa birra, pausa birra. Senti, però questo è molto patriarcato che sto stia andando a prendere la birra. Per quello volevo mandare Gabriele. Abbasso il patriarcato. Morte al patriarcato. Dai, rispondiamo un po' di commenti. Sì. Antavleva Bottazzi. Comunque che cazzo sei? Aftalea va Bottazzi. Pausa birra a tutti. Sì, sì, pausa birra, una birra a tutti, ragazzi, dai. Un refill veloce. Anche perché una birretta qua se gli ormoni impazziti di un tredicenne. Comunque dai, sembra che quantomeno la conoscesse in questo caso. Diciamo che lo possiamo quasi giustificare. Ma comunque, allora, abbiamo sentito la voce di Paperella. Come la intendi aprire quella? Ah, ce l'abbiamo. Brava. Poi abbiamo. Sì. Brava. Poi abbiamo visto la tizia nella casa del paesello. La tizia nella la casa. La Hunziker H. Ataleo Botanzi è questa. È la quarta donna in quanti minuti. Comunque, sono la passati? Tizia del paesello. Ma saranno 20 minuti, no? Di più. Aspetta. Secondo te serviva per farci capire 40. Che tutte si innamorano di lui? Perché non riesco a capire. Ogni riccio un capriccio. Cioè, come è successa quella scena? In che modo ci ha senso nel copione? A questo punto lui va in una casa. Scusa, in che modo ha senso nel copione? Perché la carrozzina. Cioè, nel senso. Il bambino abbandonato per sempre a se stesso. L'occhio il della madre. Ma poi il pretesto. Anzi, l'occhio della babysitter. Il problema era il pretesto con cui la carrozzina arriva nella tutto scena. Tutto è partito dalla carrozzina. Quei due stavano scopando e la carrozzina inizia a camminare da sola. Era tutto piatto là. Era tutto là, bellissimo. Però la carrozzina cammina. Ma torniamo a lui. E lui è un Latin lover, per quello che ci stanno facendo vedere. Comunque. Forza Ignusa. Oh, te la farò pagare. È geloso. Chi te la fa pagare? Penso. Mica, lui proprio. Lui sta lavorando in questo momento. No, vabbè. Lui sta lavorando in questo momento. È una pausa. Pausa a sesso. Ma veramente è andato a scopare? No, vabbè. Cioè, poi dici perché i tuoi colleghi ti fanno la multa. Ma poi lei come cazzo l'ha trovata così a cazzo di cane? Vabbè, è un paese piccolo, un paese dell'Olmo, come si chiama? Vai, Cla.
Non farsi notare, comunque. Lo stai facendo molto male. Lei è indignata. Comunque Alberto Tomba, se non fosse stato così cane come attore e fosse ancora così giovane, sarebbe stato perfetto per fare Diabolik. E no. Quella chi è? No. Io dico di no. Ti fa soffrire? Quello è uno che dopo... Dalai Lama in Space, benvenuto. Beh, cioè, ciao. Beh. Non lo saprò lei, Esattamente. Vabbè, adesso sei qui con me. Cheers. No, cheers. Ma cosa fai? Il cappello sul letto? Mamma mia. Adesso sei tutto mio. No, non posso. Devo andare. Sicuro? Sicuro. Neanche il tempo lui è bipolare, però, Si è imparanoiato perché lì sta... No, vabbè. C'è un limite a tutto. No, di nuovo. Basta, ragazzi. Maledette pendenze. Freno a mano. Quello che ti pare. Ecco. Ma poi era piattissimo. Dove cazzo sta andando? Aspetta, allora, lo sceneggiatore di questo film ha dei problemi con le salite. In generale, con le pendenze. No, sono dei seri problemi. Aiuto! Aiuto! Bravo. Oddio, ma questa è la canzone del... L'auto, la no! La musichetta della macchina per mangiare il CG5. Alex! No. Ah, quella aiuto! Dell'ora. È quella aiuto! Dell'ora. Aiuto! Non voglio cadere in cara, no! Aiuto! Sì, vabbè! Il freno a mano, cos'è? Il freno a mano! Questo film è peggio di quello che pensassi. Io già non... Comunque, mai una gioia, Alex. Porca puttana. Ne fa e hanno sfasciato pure la macchina. Sono viva! A due all'ora stava andando. Mi fa molto piacere. Cosa gli raguava? No, vabbè. Lui era in servizio, era andato a scopare lasciando la tizia in macchina senza manco i cani. No, Maria, io ha sentito parlare un uomo che stava con una bionda. Avevano anche una pistola. Stavano andando a un motel. Andiamo. A un motel. È quello il motel, ma esattamente, uno sta in Italia. Cosa ci vuole per fare? Dove cazzo sono i motel? Vuoi mettermi le mani? Lo so che fa molto americano, sta andando al motel. Perché ma noi non ne abbiamo in Italia. Forse a Pizzo Calabro c'è un motel. Forse il motel è il nome dell'hotel, dell'albergo. Ma forse il motel è il nome del paese. Sta andando a un motel. Stai andando a un motel. Rivaluto il sortino pesantemente, ma minchia, tutto il motel. Tutta la vita. Perché sono su un treno? Perché la macchina... Forse è quello. Scusa, no, raga, allora... No. Cioè, lui era in un paese dell'Olmo. Giuro che la tua macchina non la volevo distruggere. Da lei in ospedale ci è arrivato in 5 minuti. Ma tu mi hai volato lì per andare con un'altra incatenata. Lei è doppiata. Un po' di colpa ce l'hai anche tu. Perché ci sono i rumori nel treno. E questo è l'unico modo per fare la ripresa senza avere della strumentazione buona per riprendere l'audio. Sta rallentando. Quindi la lavori tutti. Comunque. Perché sono su un treno? Sono sul treno perché la scusa che hanno dato loro è che lei ha distrutto la macchina. Con quel palo. Per sempre. Vuoi che la faccia qui? Va bene. Pensi che abbia dei problemi? Dai, piantala, smettila, dai, andiamo, dai. Mi segue anche in bagno? No, ma non chiudere. Ti devo dire una cosa, Alex! Sì? Ho incontrato una persona sospetta! Dove? Uno di quelli che cerca di ammazzarlo. Ho paura, Alex. E che faccia ha questo? È brutto, ha il naso schiacciato, è basso, torto, fa schifo. Bene, mi fa schifo. Tu vai avanti, piano piano questo nel corridoio. Di scemi. Se lo vedi, mi fai un gesto così con le mani, nei capelli. E tu come fai a mettere in dubbio che lei effettivamente ha visto qualcuno che è proprio lui quello che non ha? Cioè, la descrizione è perfetta. È basso, è brutto. Eccolo. Ah no. Sono tutti uguali. Sono tutti bassi e brutti, li metto. Vabbè. Eccolo, aspetta. Ma che faccia uno basso e brutto? Il naso schiacciato è l'unica cosa che possiamo.
a cui possiamo affidare la Igor. Ora stanno prendendo solo attori con il naso a punta in modo che sia chiaro, esatto, che non sono loro. È Gollum in pratica, no, perché Gollum almeno non ce l'ha. Madonna. E mo dice, è lei. No, una donna. Hai detto che era un uomo. Questo è il segnale del codice che... certo, però senza un motivo, senza una spiegazione, non prende. Vai, fai l'ariete, Alex. Ma non è... quello non vede l'ora, secondo me, di spasciare le cose, capito, senza di entrare. Senza una prova, senza una prova. Il serial killer, quello che ammazza i passeggeri. Il serial killer, quello che ammazza sì, i passeggeri. Vabbè, va. E lei salta, ma che... in quale treno si apre la portiera mentre sta andando? Ma che cazzo... guardi, così combinato. Come ti sei fatta? Cosa sta le gambe? Facendo? Le braccia? Più a posto? Che cappuccino. Che cosa? Mi sono buttata da un treno. Brava. Ah, sì, davvero? Non me ne ero accorto. Non dovevo farlo. Ma te ne tiro uno. Mi vogliono ammazzare e tu non ci credi, perciò devo cavarmelo da sola. È il mio diritto cercare di salvarmi. Ma lo sai? Vieni qua. Che mi hai fatto buttare la pistola contro una suora? Ma io lo so che tu non le ammazzi le suore. Andiamo in stazione, dai. Ma che co- ma chi li ha scritti questi dialoghi? Ora scriviamo, ma io lo so che tu non le ammazzi le suore. Che cosa pensi che sia successo? E come fai a sapere che lui non ammazza le suore nel tempo libero, comunque? Al motel mi hanno detto che si sono fatti accompagnare, forse alla stazione. Però non lo traccio. Poi il treno gli dice, ah, è saltato qui in questo punto? Come cazzo? Minchia, la musica comunque, raga, è una delle cose più brutte che è sbagliata. Mamma mia. È tutto sbagliato. Sul trattore. Bellissimo. Questa è la parte comica. È la, esatto, questa è la linea comica. No, no. Qua al cinema tutti avranno riso. Alex sta sul trattore. Il grande Alex da dietro. Senti, io ho gran voglia, con i due adesso stiamo un po' in silenzio. Ah, ecco, vabbè, quelli che ammazzano le suore hanno il naso schiacciato e fanno schifo. Il prossimo treno quando passa? Tra 20 minuti, è un espresso. Allora, 2 di seconda. Le suore non si ammazzano, questo lo dici tu. Neanche con un fiore. Neanche con un fiore. Neanche con un fiore. Come cazzo hanno fatto? Perché sono ritornati? Ma sono tornati nella stazione di prima. Ma li stanno seguendo, non si sa come, ma loro li stanno. Lei non è che si nasconde, lei guarda. No, ragazzi, analizziamo un attimo la questione. La stazione qui ha due passi al comando degli sbirri. Oh, la voce. Vorrei dirti una cosa. Basta questa cosa. È il 13° caffè della giornata, questo è musica da casotto. Se mi dai la rivolta, quello è il piano, secondo me. Trovare uno come te proprio non me la aspetto. Alex Lara, ecco. Quelli che mi hanno buttato giù dal burrone li ho visti davanti alla stazione. Comunque loro devono finire il loro incarico, ammazzarmi. Tu puoi anche non crederci, certo. Ti capisco. Io, quanti anni ha la Unziker adesso? Scusami. Quarantina. Ok. Signora, sì, 23. 43. Sono stata una bugiarda. Io... è nata nel 77. Ok. Ma io sono cascata in una trappola. Quindi c'ha... senza saperlo. E adesso mi tocca scappare, 43. Scappare, sempre scappare da tutti. 43 anni, ok. Ma sti cazzi, noi vogliamo sapere se hai bene ragione o no. Vai giù! Oh. Lui non vedeva l'ora, aveva stava col grilletto. Mamma mia. Se non uccideva lui ammazzava lei. Ma qualcuno doveva ammazzare. Gli era andato lui una pistola, ecco, però non c'è tutto che si fa. Hai visto che avevo ragione? Ma mi sembra il momento di dire, ho visto che avevo ragione, eh? Faccia di serpente! La musica è sempre quella, comunque. Dove stai andando? Brava, è vero. Questa è la scena.
Ragazzi, questa è la scena. Polizia, polizia. Vedi, questa qua era la scena. Perché lui c'aveva la. Gli hanno messo la finestra, quella da cinema che si può scassare. E sì. Doveva tecnicamente andare indietro, romperla, eccetera. L'ha presa male, ha dato la spallata. Non gli ha dato la botta alla finestra. E quindi si frantuma malissimo. E hanno detto: buona. Abbiamo il bagno. Ha spingato polizia, tutto. Polizia! Che facciamo? Cosa è successo? All'assunzione! Dai, è perfetta. Buona! Quindi l'ariete ce l'ha sul culo. Basta. Alex culo d'ariete. Esatto. Ma cortesemente portarmi via lontano con questa bellissima macchina. Un attimo, signorina. Presto! Ho capito, un presto, momento. Vada. Un momento per fortuna. Vada. Pure tu hai preso quello narcolettico, no. Cazzo. Ho capito, ma cioè se ti si infila in macchina una presto vada. Beh, se uno dice presto vada, mi stanno inseguendo, mi sparano, io come vivo subito parto. Poi appena sono lontano apro il finestrino e la butto dalla finestra. Tu ci sono essere... corso. E devi tracciare una targa? Ti faccio lo spelling. Ancona, Genova, 966, Lecce, Empoli. Poi ti spiego. Ciao. No, stacco. La dissolvenza è così. Bellissimo. No. Bellissimo. No. Era un omaggio. Un omaggio a chi? All'inizio. Antonio. Del faccino che hai. Ricordi mia figlia. Che buon papà sei. Aia. Certo, lei era un pochino più in carne. Aia. Mi ricordi mia figlia, capito? Ti vorrei scopare. Tu lo sai, ma che cosa? È tutto sbagliato. Se sai di quale arma parlo. Guarda che le bugie hanno le gambe corte. E io ce l'ho lunghe. Ma che succede? Oddio. Alex ha rubato un carro di maiali. Ma cosa vuoi? Lei è felicissima. Sta calmo, è un carabiniere per me. Oh, diglielo che sei stata tu a voler salire in macchina. Io non c'entro niente, sai. Santucci? Sei fortunato, Alex. Uno dei nostri ha intercettato l'auto targata... Sì, l'ho trovata, a posto. Grazie mille, Santucci. Dimmi in che casino ti sei cacciato stavolta. Ti darò poi notizie, in seguito. Okay. Che burlone. Poi ne parleremo, ci faremo due risate. Comunque lì appena uscito da una sparatoia non mi frega un cazzo. Dan dan dan. Quelli con il lancio granate. Vieni dietro. Vabbè, ah, finalmente. Una cosa sensata. E si sposta nei boschi, ragazzi. Attenzione. Va bene? Sì, credo sì. Porca vacca. Che c'è? Mi sono sporcato le scarpe. Cosa? Telefonino, c'è la chiave delle manette. No, non vorrei mica dire che siamo incatenati, eh. Non ci voglio stare attaccata a te. Vuoi stare zitta? Zitta, non ci sto zitta, non ci voglio. Toglimi questa roba. Andiamo. Toglimela. Minchia, è tutto sbagliato. Hai perso le manette? No, toglimi questa roba. Ma allora sei non scelta. Gridare. No, io grido. Aspetta. Ma cosa vuoi fare? No. Cadiamoci. Traiati. Dai. Oddio, qui cadiamo. Attaccati. Piano. Basta cadere per i burroni, c'è un terzo. Il suo piano è molto. Comunque non sembrava così profondo, no? E la prima cosa che farei se fossi uno di loro è affacciarmi comunque. Ma dove sono finiti? In qualche cespuglio, non li avete visti! Ma non è possibile, fra poco farà buio! E qui è come cercare una di un pagliaio! Non li troveremo mai. Il capo ci tiene assolutamente a quella ragazza. Bisogna trovarla. Anche ci di tiene. Anche di notte. Andiamo. Go. Un po' come se fosse una carta di Pokémon. Ma forse la ama. In realtà è tutto forse un misunderstanding. Attenti da qualche parte. Stupido. Ho freddo. Cammina, dove ti scaldi? È quello che faccio da ore, ma ho freddo lo stesso. È diventato il signore degli anelli. È vero. Ho freddo, fame e devo fare la pipì. Però hai rotto il cazzo, figlia mia. Hai fatto tutto tu. Tu rimani sempre sospettato di omicidio, tra l'altro. Va bene, qui non c'è nessuno. Nessuno? Ci sei tu? Non ci sono io, ci sono queste.
non ci sarebbero se non fossi un carabiniere. Sbagliato, non ci sarebbero se tu non fossi un'assassina. Non sono un'assassina, comunque anche i criminali devono fare la pipì, lo sapevi? Dai, vai qua dietro, dai, giuro che non guardo. Tu giuri? No, non ti fidi. O ti fidi o te la fai sotto. Alex, non... Ma... Dio, ma che cazzo te ne frega? Se... Mai fidarsi di Alex. No, infatti quel zuzzurellone di Alex. Secondo me gli sta pisciando sulla mano per vendere. Gli sta pisciando sulla mano sicuro. Ma perché ci hanno sparato? Sono tuoi ex complici? Io non ho complici. Non li conosco. Non so neanche chi siano. So solo che mi vogliono ammazzare. Ah, ti vogliono ammazzare perché sei una brava ragazza, innocente. Ma non mi dire. Perché non mi credi? Vuoi sapere perché? Perché se tu fossi veramente innocente andresti dal giudice a chiarire tutto. Invece vuoi solo scappare. Ma sarebbe un carabiniere. Ma non lo vedi che paura? Ancora? Pesa! Ma di non essere grata, di questo ho paura. Non posso provare la mia innocenza. L'ho pensato tutto il tempo, ma non ho detto che dovevo essere corretto. Ha detto la Unziker. Sei solo un carabiniere. Ha detto la Unziker. Possiamo pensarlo tutti. Da che parte andiamo? E adesso che c'è? Che mi scappa anche a me. Aia. Posso farlo? E ricomincia la musichetta della mia. La musica è il male. La linea comica. La musica è proprio. Dovete ridere adesso. Sto succedendo una cosa buffa. Ma lei ha guardato. Che situazione sono andata a capitare? Che birichina. Matteo Malaga, benvenuto. Hai qualche problema di vescica? No. L'unico problema adesso è di evitare le palottole. È che mi devo pulire. La testa. Ah, ma si sono ricordati che qualcuno li sta seguendo. Contentiamoci di dormire sotto un tetto, magari con un po' di caldo. Lui potrebbe c'è tutto ciò chiamare il comando e dire, sì. Oh, siamo qua, non è che no. C'è. Lui l'ha chiamato prima per la targa, qualche problema, c'è stata una sparatoria, l'hanno rapita, no, la ritrova, ti racconto tranquillo. Dopo, lascia tranquillo. Stare. T'apposto, sono Alex Larieri. Però lui era il migliore inizio film, avevo detto. Allora cosa facciamo? Andiamo via o entriamo? Non si sono manche lovate le mani. Ci sentiamo? Entriamo insieme? Sì. Certo, brutto, male. Siamo legati a cambiare nostri problemi. Allora stammi dietro, seguimi. E sono tutti mentali, Teo. Secondo me devi stare un po' attento con Cinzurino adesso, questi dormono qua. Ah, se dormono quindi, ma che vuoi che veramente ci sia una scena di sesso qui? No, dai, non ci può stare. Non si può vedere di certo il capezzolo della Unziker, sarebbe, no, no. Non dopo che tutta Italia ha visto il culo, quindi. Dai. Non ti ricordi la storia della pubblicità dell'intimo Roberta? No. Non sai niente. Sono i nuovi. Mi sono John perso il culo della Unziker. Come è successo? Ma guarda. Cosa? Faccio quello che può rompere le manette. Davvero? Ce le può stroccare. E come? La catena, così. Passate di là, aiutami. Cioè, sfasciando pure le manette. Guarda, dai. Passami quel tubo. Questo. Brava. Brava. Non ti fermi, eh? Ecco. Ti va preso. Vai, vai! Alex! Vai! Vai! Lei è un po' troppo lei entusiasta. Lei è sempre una sospettata di omicidio. Non me lo carabiniere, dire. Vabbè. Perché è tutto sbagliato? Ma se li devono fare innamorare, perché l'hanno fatto scopare 10 minuti fa? Sai che nel pozzo non c'è neanche una goccia d'acqua. Non lo so. Per chi fa il tipo? Ho trovato delle cose che sono dietro le coperte. Non sei andato quindi... su? Sì, se vado su mi crollo tutto. Lo sappiamo che scopano, quantomeno si danno un bacino e si dichiarano amore eterno. Non lui la farà scappare. E lui le darà un nome tipo Paperella. Si dice il caso. Manetta la chiamerà questo. Un giorno Giada mi ha detto che andava a fare questa crociera con degli amici molto ricchi. Come si chiamava Natalio? Natale. No, non ricordo. Non c'è nessuno. Non ho mai fatto una crociera. Pensavo che mi sarei divertita molto. Eccola. Bottanzi. Leva Bottanzi. Attalleva Bottanzi. Attalleva Bottanzi. Attalleva. Devo dirvi una cosa. Ok. Cosa sta succedendo qua? Questo è un flashback. Un flashback. Conoscerà un uomo. Un uomo d'oro, assolutamente d'oro. Adesso è in riunione d'affari, intanto volevo parlarle di lui, preparare l'incontro.
Stavamo ammirando questa collezione di fotografie arrivate da Amburgo, le piace? No. Alberto De Sena, benvenuto. Che succede qua? Guardi questa. È splendida, non trovo. Aspetta che io parto col censurino qua. Ok, una fotografia del culo questa della Unzica. Ammettere che è davvero sconvolgente. La pubblicità del culo. Ti senti un brivido lungo la pelle? In realtà no. Hai mai provato una frustatina sui fianchi? Ah! È una cosa che fa sognare, credimi. Sta diventando una cosa. Io lo faccio tutte le sere. Ehi, dove vuoi andare? Aspetta, che mi spiegano che succede. Chiama la polizia! Voglio uscire! E lui comunque, il baffo di Moretti. E lui, il baffo! Baffo! Raga, quello era un porno attore comunque. Volevo legarmi al letto, farmi frustare da quel pervertito del suo amico. Io non sono una puttana. Sono venuta qui per stare con te, Giada. Non è che sia una sfortuna. Non farti sentire. Giada, che ti è successo? Dio mio. Ti hanno truccata malissimo. Ma che t'hanno fatto? Sono dei sadici, degli assassini. Il capo si eccita fino ad ammazzare, ma io lo so chi è quel maiale. E ora mi faccio dare un mucchio di soldi, altrimenti lo sputtano. È doppiata pure peggio. So io come fare. Allora, chi erano quei due? Non lo so. Giada non me l'ha detto, io non gliel'ho chiesto. Ma perché lei era in suo New York? Non solo tornare a casa, dimenticare. Come cazzo c'è finita? Cioè io non ho fatto di cose per cose da bandito. Però... E si è svegliata, ma non era morto, fai tutto domani. Vero signore. Quelli sono i peggiori, vai avanti. Per qualche giorno non è più successo niente. Io ho ripreso a cercare lavoro. Ma poi una mattina... Ciao Giada, sono io! Ho fatto un po' di spesa! A proposito, ci sono un bel po' di bollette da pagare! Ed ecco le indimenticabili, insuperabili condizioni delle pettinature che scendono teneramente sulle spalle. Ora lei è morta. Gli abiti che poi declinano sulla schiena e sui fianchi. È una sinfonia floreale che rinnova con... Aspetta, sto collegando i puntini. Ok, questa è la cassetta che sta ascoltando. Il pubblico è commosso. E perché le hanno messo questa cassetta mentre era in coma, tipo in con intubata? Che cavolo ti sei messo a fumare adesso? Le sigarette gialle? Le sigarette simpatiche sono quelle. Con l'allegra. Ah, il risotto all'erbetto. Ah, il risotto all'erbetto. È vero, ora sono tutto. Si è fumato il risotto all'erbetto, cazzo. Lei si fa un crodino? Già da lei. Ah, no, no. Da dove viene questo sangue adesso? È lei che ha pensato qualcosa. Una cacca. Rosso. Oops. Vernice, un rossetto. E lei. Le suole delle scarpe erano rosse. Ho sentito che mi girava la testa. Le Louboutin. Sono tornata indietro. E vicino ad un divano ho visto una macchia rossa. Sangue. No. Ci avevo camminato sopra senza accorgermene. Rincolgi. E vabbè, ma come cazzo hai fatto a camminare? E però figlia mia ha fatto vedere da uno bravo, cioè. La televisione già parlava di me. Una come già parlava di te? Anatlava, ma scusa. Anatlava. Batto. Bergolozzi, ho messo una parrucca. Ho preso la macchina e sono scappata via. Che stupida. Ma perché non che stupida. Pure cornuta e mazziata. Giustamente, è la cosa più stupida che tu possa fare. Mi sta confidando, che stupida. C'erano le mie impronte sul coltello. Quando scappi, è come se ammettessi di essere colpevole. Ah, guarda, la prossima volta me lo ricorderò. Se lo sa Alex. No. La cosa ci è rimasta male? Preferivi una bugia? No. Vista in posta, sta facendo la mano. Top empatia. Quelli che mi hanno buttato il burrone. Ma lo sai che sono viva per... È vero comunque. L'empatia di Alex è terrificata. La crociera. Non voleva farlo. Aveva riconosciuto quello più importante. Magari loro pensano che lei mi abbia raccontato tutto. Chi è il gran capo? L'ha fatto, ma tu sei così stupida che non l'hai sentita. E quello è il problema. Ti do la birra. Sì. E io rischio di essere sbattuta in galera. O ammazzata per niente. Ha
vabbè, finalmente. E dice, vabbè. E sti cazzi. Lui ha la faccia proprio tipo... Cazzo, lui ha la faccia proprio con le macchette sen cura. A chi tocca anzi grugna, si dice a Roma. Scopatina prima di morire? Meglio così. Sì. Meglio così. Alex comunque l'empatico. È tranquillissimo, cioè nel senso, vabbè, lei è, sta per morire, lei ma... è una deficiente, una cretina, adesso, vabbè. Che stupida. Gli assassini sono più deficienti di loro due, perché porca puttana stai camminando in un bosco facendo un casino della miseria e prendi a calcio una bottiglia, non l'hai notata? È un bosco, c'è una cazzo di bottiglia. E loro come l'hanno trovata questa casetta? Ora si trasforma in Rambo comunque. E non ha usato nemmeno il 15% del suo potere, Alex. Aspetta che raggiunge l'ultra istinto. Non capisci più niente. Beh, sì, è chiaro che nella cassetta ci sarà la prova definitiva. Certo. Ma senza un motivo ancora. No, la cassetta l'abbiamo già ascoltata. Dicevo soltanto mi dispiace. Quando scopriranno la cassetta. Ma se tu la metti al contrario, dopo aver inneggiato a Satana... No! Stai fermo! Ma che cos'è? Che cazzo spari? Lascia stare! Che cazzo spari là? Oh, quello è il grano per il paese del corno! Questo c'è di nuovo Street Fighter! Questo è proprio da Alex! Che perchia, ragazzi! Mamma mia, che cazzotti! Io scelgo lui. Sta cercando di arrestarli adesso. O di educarli. Non Ariate! Tu! Non si fa! Cattivo! Ma è mamma personale! Non lo so! Non lo so! Com'è? Ok, è giù in macchina, in strada, che ci sta aspettando. Non ci ho voluto moltissimo. Dov'è? No, ok. Non te lo dico! Dov'è? Va bene, sta là! Okay. Adesso lo usiamo! Fuori! Su! Andiamo! Ma lei dov'è? Ma non fare posto, su. Avanti. Dentro. Ci dobbiamo calare nel pozzo. Vivi o morti, lascio voi la scelta. Tranquilli, non c'è acqua, è poco profondo. Tranquillo. Conto fino a tre. Uno, due. Morti. Anche tu, hai paura? Dentro. Hai paura del buio? Si stanno calando loro, vabbè, vediamo. E adesso? E adesso li chiudo. Domani li faccio portare via da una pattuglia. Domani? Ma questo è tortura. Ma che ho adesso? Adesso dobbiamo questa scopare. È proprio tortura, cara. Il numero che ha fatto loro. Adesso bisogna fare alla... Domani! Che c'è, novità? Per i tuoi due niente di buono. Cosa? Ma chi parla? Lo sta sfidando. Chi diavolo sei? Quello che ti deve rovinare. E te manda il tuffello. Che cosa vuoi? Voglio solo dirti che i tuoi due uomini sono caduti molto, molto in basso. Accidenti. Cosa è successo? No, vabbè, top reazione, accidenti. Quello l'ha fottuti. Acciderbolina. Perbacco. Upsi, e loro stanno nel pozzo. Da mezz'ora che non ho vita nel pozzo. Ho la digestione perfetta. Fonderemo. Il perfetto c'è solo il nome. Non ti volevo. Hanno fatto una nuova credibilità nel pozzo. Ah! Ti stai chiamando? Miranda, la mia amica. Dovresti conoscerla. Non vedo l'ora. Ma è una che lavora tutto il giorno. Non è come quelle altre. Non pensare male. È una che è stanca, esile, magra. Ma che allora mi sta simpatica. Cosa cazzo? Ma no, non è una delle altre, quella che vedo spesso. No, è una, questa qua ci lavoro, è stanca, è esile. Ah, la prima officina le farò togliere. Alla prossima stazione c'è un'officina che non conosco. È. Ma che vi è successo? Ma lì, questa? Questo no. Te lo racconto dopo. Va bene. Mi stava facendo dell'ironia. Oh mio Dio. Sul copione c'era scritto ironia. Ironia. Trasmetti ironia. Ma non ti ho chiesto niente, poi non ho soldi. E chi ti ha chiesto i soldi? Pago io. Ma tu non questa è brava recita. Madonna mia, che brutto impatto. Non ci ho più abituato. No, allora, io così stona un pochino. L'officina sta qua. Già sto parlando per questa cosa, va bene? A dopo. La voglio come... Mi ha fatto un regalo perché è innamorata di te. Crede di farti un piacere. Sono tutti innamorati di me. Non so cosa ci trova in un personaggio come te. Bobo Vieri. Cosa vuoi che ti dica? Non l'ha trovato di meglio? Fai l'occhiolino.
Fai l'occhiolino. Sono io. Ah, così vuoi anticipare il tuo funerale? No, ti devo parlare. Cosa vuoi? Ripeto per la quarta volta che ho una proposta da farti. Non sei il mio tipo. Guarda che la mia è una proposta seria. Tu consegnaci la ragazza e vedrai che non ti pentirai. Ci sono molti soldi in ballo, tanti quanti non ne potrai mai guadagnare col tuo stipendio. Immagino che tu sappia che cosa ci puoi fare con quei soldi. Comunque la mia è una proposta seria. Ma ho capito, ma non è una... Pensaci se ci riesci con la tua testolina. Puoi chiamarmi a questo numero quando vuoi. Quando vuoi. C'è del passivo aggressivo estremo qua. Allora ho una proposta da farti, capito? È una proposta seria. Seria è. Tanti soldi. Teniamo il nostro amico per le palle, va tutto bene. Il baffo Moretti, top porno attore. Se per caso la ragazza arriva al tribunale, allora nessuno potrà più proteggerci. È finita. Processi, carcere, sentenze. A me sembra più aggressivo. Niente, più in effetti. Attore dell'anno. No, ma lui così parla a lui normalmente. Se andavi giù nel burrone a vedere se la ragazza era davvero morta, adesso lo saremo qui. Va bene allora! Se non avrei un altro incarico. Ma io... Non gridare, rotto il cazzo. Ok. F4. Disagiato lui. F4 si allontana. Scadono le 48 ore. Mio Dio, la Hunziker è veramente una lagna insopportabile, questo film. E allora non rimane molto tempo. No. Se hai qualcosa da dire, meglio che ne approfitti. Vabbè. Ma quindi la mafia è il nemico? Non lo so se è la mafia. Grazie. Non me c'era. Sembra un pappone. Chiama l'155 mafia. Scusa se ti ho dato fastidio. Scusa se ti ho rotto la macchina. Chiama, c'ho 14 anni. Oh mio Dio. Mio Dio, questo è il momento pentimento. Sono innocente. Cioè. Questi sono i 12 passi dell'alcolista. Vaffanculo, Alex. Vaffanculo. Però questa scena... È così, questo è il mentolo. Però Alex è un po' a disagio adesso. Il problema è che la sua espressione è sempre la stessa da inizio del film. È sempre... No. Tu non hai niente da dirmi. Ho fame. Grazie. No. Michele, empatico. Al 100%. No, sta a me, vogliamo prevedere. Secondo me sei stupido. Proprio niente. No. In bocca al lupo. Alex, tutto hai pure il ghiaccio. Lì continua a dire tutto qui. Grazie al cazzo. Vuoi che dica? Mancano pochi non minuti. Mi ma non c'ha voglia, ma si vede proprio. Lady, ma non c'ho voglia. Andiamo avanti alla prossima scena. È stato imbalsamato questa parte. Va bene, andiamo. Mi hanno fatto un calco facciale. L'hanno messo. Cioè, allora, voi due andate davanti al palazzo di giustizia. Oddio, okay? Lui. E non vi muovete. Tu mi fai così. Mamma mia. A te gli offro un caffè, capito? Perché sei simpatico. Andiamo. Lui è il mio preferito. E lui è il boss. Alex. Che c'è? Ma dove stanno? Qua in una passeggiata. Stanno a Roma qua. Ma Roma? Secondo te cosa dovevi fare? Chiudere gli occhi? Sono fatto tutto il giro d'Italia. Sono iniziati in Calabria, sono caduti. Guarda, in Sicilia. Ma è un mega spottone per il territorio. Perché non sì. Perché sono carabiniere, ecco perché. Ma basta una mano per mano, ma boh, non si capisce. No, ha messo un'altra manetta. Ah, ok. Poi ha messo un'altra. Cos'è quel palazzo? Palazzo del giustizio. Sta a Roma, okay, è Roma. Un palazzaccio. Quando? Cos'è quello? Il palazzo della giustizia? Ha attraversato il bosco, è arrivato al palazzo della giustizia. Ah, e beh, dai, era là. Il famoso bosco di lui è un po' Prati. Risentito. Effettivamente spesso. Sta in quartiere Prati. Fare una cazzata. E allora? Ci sono un mucchio di cose che non mi tornano in questa storia. E allora? Ma anche il comando, mi ha lasciato sempre l'iniziativa, senza ordini ben precisi. Non ci ho capito niente. E allora?
Alex, non è... Cioè, allora, prima di accompagnarti in quel palazzo, voglio vederci chiaro. Voglio parlare con Santucci, va bene? Alex, mi è venuta una voglia di darti un bacio grande come una casa. Non è il momento, adesso andiamo via. Oh mio Dio, proprio. Oh no. Stanno i cattivi. Palazzo di giustizia, sono arrivati i passivo aggressivi. Mm. Gli aggressivo aggressivi. Non c'è poi. Quelli aggressivi aggressivi. Cioè, non c'è polizia all'intorno. E poi ma Roma è via di boschi così. Come le non andate sotto il lungotevere che ci stanno i cani. Ci stanno i cani là. Lascia stare. Ma io ho corso là. Dai retta a me. Io sono andato a correre là. Tutto. Io ho corso dove ha corso Alex. Mio Dio. Loro sono molto. Però Alex corre da 3 giorni e 3 notti. Lui aveva le chiavi del cancelletto. Vabbè. Mo diventano chiamavano di Grobo, magari. Ho detto devo firmare. Minchia, hai reso un Ford. Ma come? Ah no, era per. Ma dov'è il cane quando sei? Nascondi dietro l'albero. Scusa, sono ritornati a Castel Sant'Angelo, ma hanno attraversato il ponte. Ah no. Guarda che non vengo di lì, Boom. Ah, lui l'ha preso, ha fatto il giro. Oh. Infatti, gli ruba la macchina. E gli ruba la macchina. Qualcosa Alex. Che non mi torna nella... Vabbè. Poteva guarda, fare tutto. Ah, la macchina! Ma come facciamo a tornare a casa? Ma non ci aspettavo per pranzo. Merda, eri sotto l'erbetto. No, il risotto all'erba. Ci avete un'amica mia che ci può aiutare. Tanto lei è sempre in viaggio. Sono tra sé. Quante amiche hai? No, mica tante. Poi Olimpia è veramente un'amica. Olimpia, che razza di nome è, scusa? Ne voglio parlare. Ma ha parlato a Talateva. Atlatleva Bottazzi, mortacci tua. Povero Harrison Ford, mannaggia, ne ho preso un pugno così a grande. Oh, come fai a sapere le combinazioni? Me l'ha detto il regista. Stava sotto il tappetino. E non strillare, che qui ci abita gente per bene. Lo sai questa strilla a cazzo di cane. Forse perché ha deciso di farci all'amore. Per quella incredibile. C'è un lusso svenato. Ma questa è la casa di... Ma. Che atmosfera. Di Verdone, di Manuel in Borgo. Guarda la tappezzeria. Sì? È possibile? No, però sarebbe... Si sente quasi il profumo dei fiori che sono attaccati lì. Stavo su un battello. Mi voglia di sognare. Ecco, vabbè, censurino. Mi viene voglia di sognare. Non si dice sognare. Sì, si dice sognare. Ho perso qui sulla paglia bagnata. Con tutte quelle coperte umide. Vero? La faccia di Alex è passata così a così. Bagno libero. Sai cucinare? Decentemente. Beh, allora guarda cosa c'è in frigo. Quindi cucina, donna. Sei una donna, no? Sai cucinare? Vai. Vai, cucina. Crea. C'è acqua. Beh, ho preso acqua e vino. Io so fare un'acqua in crosta con scaglie di vino che è una cosa sfumata al vino. Mamma mia, ogni... sento violata da Alex, la scopare qua. Lei va a spiare lui che si spoglia. Tutti un film porno adesso. Attento, Sì. Vabbè, dai, non penso. Lei si intimidisce, arrossisce, si allontana. E ora Mulino Bianco. Mulino Bianco. No, quella era la barriera. Secondo te hanno già consumato? Nella realtà hanno già consumato? Nella realtà sì. Hanno già ma consumato. Nel film no. Magari era tutto ora un gioco. La bambina, cos'era quella vecchia conquistata della barriera? Arrivava con un gattino abbandonato. La bambina a casa. Ancora arriva. Non mi ricordo. Ma sta casa di chi è? No, è un albergo. È la casa di qualcuno, non è un albergo. No, è una casa di qualcuno, una casa di un lusso sfrenato. Chissà chi è sto lusso sfrenato? C'è casa bella.
Ma cosa faremo adesso, Alex? Lei è sempre impeccabilmente pronta. Vorrei saperlo. Andiamo sui monti. In realtà è molto semplice. Voglio prima vederci chiaro. Voglio capire. Alex, senza offesa, ma prima che tu ci vedi chiaro, ma pure la cosa più essenziale, che ci richiede 14 milioni di anni, per l'omicidio mi sa che siamo spacciati. Ma moriamo. Così per farmi un piacere, vero? No, ma se comincio a crederti, le cose diventano ancora più complicate. Perché? Non devi crederle, sei un cazzo di ufficiale delle forze dell'ordine, portala al palazzaccio e basta. Portare in prigione uno che tutti dicono che è colpevole e invece innocente è terribile. Ma nonostante, non e mo' è giudice pure. Lui è giudice. È un giudice. Come dicevo, tanti hanno la faccia innocente e poi... Io ti dico che farò tutto quello che tu mi dirai. No, no, che quello ci casca. No, che quello ci casca. Dillo, Alex, non t'agitare. Che guai. Ho bisogno di uno come te, con la tua esperienza. Ci vediamo tra mezz'ora, ti sta bene? Sì, perché voglio vederci chiaro. Tu sei il migliore a fare quello che fai. Un triste. Sto venendo. Voglio vederci chiaro. Voglio vederci chiaro. Voglio vederci chiaro. Voglio vederci chiaro. Ho capito, ma io voglio vederci chiaro. Fai la brava, eh. Alex, tu c'hai dei problemi. Fai la brava. Fai la brava. Oh, mio Dio. Alex, scusa, volevo farti una domanda. Tu sei convinto di trovarmi ancora qui quando torni? Sì, perché? Sicurissimo. Va bene, ok. Ciao. Lei ora pensa. E ora? Lui cosa mi vuole dire? Sì, vorrei sapere di questa ragazza. Forse non serve nemmeno dargliela questo. Perché io dovrei accompagnare in tribunale. Ma mi stai ascoltando? Ti ascolto. Ma chi deve arrivare? È già arrivato. Lui è il traditore, Vieni, tutto regolare, fidati. È Massimo D'Alema, è Massimo D'Alema un po' appesantito. Alex viene rapito. Comandi, ricordo, Sei sorpreso di vedermi qui? Non molto. Chiamo questo. Il dubbio che si trattasse di una missione particolare mi è venuto abbastanza presto. Quanto sbiascica, però è difficile. Vedi, tutto è cominciato quando 3 anni fa fu ritrovato in mare il corpo nudo di una ragazza seviziata. Non riuscimmo mai a identificare la ragazza, né la seconda vittima, che ritrovammo circa 1 anno fa, nello stesso tratto di mare. Il colpevole è il grande maiale? Sì. Ma come? Il colpevole è il grande maiale? Sì. Lui che organizza così. Ma poi non è che l'ha detto? Il colpevole è il grande maiale? Sì. Ma chi è questo grande maiale? Dalla facciata pulita. Direi un affarista. A nozze con la politica. Però non è tutta colpa loro. Alla fine è la sceneggiatura. No, ragazzi, però. Perché cioè, non è solo colpa. Come fa? Sta leggendo come si leggono le versioni greche. Ho capito. Tu ci fai ancora più caso a quanto faccia schifo. Per poi perché lui dice essere il grande maiale. Dov'è? È tutto sbagliato. C'è una crociera in programma la settimana prossima. Noi vogliamo beccare il grande maiale. Big Pig. Sarebbe meglio in inglese, effettivamente. Impossibile. È stato un porco rosso. Chi vuoi la ragazza? Il porco. E non dimenticare che ti hanno già offerto del denaro. Questo però vuol dire che lei deve fare da esca? Solo se accetta. Esca? Ma lui deve fare da esca. Lo sai? Vuoi fare da esca? Quelli vogliono ammazzarla. Il grande maiale, grazie. Sei un affarista, il grande maiale. I poteri forti del Poi quelli con caccia alla miseria non lo faranno neanche salire a bordo. Ci abbiamo pensato. Tu consegnerai la ragazza solo a bordo della barca e dovrai restare insieme a lei. Si spieghi meglio. Abbiamo bisogno di No, capisco. Mi faccio il disegnino. Eva, sei in cucina? C'ha capito un cazzo. Sei in cucina, lui comunque maschilista. Mamma mia. Stai ancora facendo i piatti? Hai cucinato per domani? Eva! Ecco. Sei andata. No, sta là, questo è il momento del colpo di scena. È davvero rimasta. Che faccia? Che ti è successo? Pensavi che avessi tagliato la corda? No, questa volta ero sicuro di ritrovarti. Ci ho pensato per un attimo, Però poi ho capito che era un pensiero stupido. Non è neanche la più stupida che sentiamo oggi. Ho pensato mentre ero sola. Che cosa? Parte il porno.
Pensavo a quando eravamo manettati. Oh. Ah. Il vulcano! Invece adesso è un bellissimo ricordo. Mm. E poi... Continua. Lei ne ha accappato io stamattina. Quando ho spezzato la catena, mi sono sentita talmente felice che sono venuta. Ti ho regalato che... e basta, mi ha faccio un e invece più. Dopo mi sono sentita abbandonata. Quando mi ha abbracciato mi sono sentita di nuovo protetta. Ma che schifezza è? Ma che schifezza di dialogo è? Però lui è orgoglioso. Ce l'ho fatta. Benissimo, cosa credi? Dio santissimo. Io ragazzi sappiate che sono pronto col censurino, non credo che serve, però nel caso sono pronto. Lei comunque ha dei complessi dell'abbandono abbastanza particolari. Beh sì, un po' più che particolari. E quindi? Kappa hanno fatto un ride. Chi l'ha fatto il ride? Il ride? Il ride? Un ride. Riuscite a vedere chi l'ha fatto? Ora te lo dico. Come si fa? Uombo Poldo. Uombo Poldo? Uombo sì. Poldo. Oh, grazie mille, compare. E grazie oh, a tutti. Ragazzi, stiamo guardando un filmone, siamo distratti. No, ma il ride per qualche ragione mi sa che l'ho dimenticato di attivare, non mi esce mai sto cazzo di scrittino del ride. Comunque, vabbè, grazie e benvenuti a tutti quelli che sono venuti da Uombo Poldo. E siete arrivati nel momento clou del film, cioè quello peggiore. Spero che possiate soffrire con noi e dai. Il docciastro non ha detto niente. Ah, ho capito chi è, grandissimo. C'è altre donne. È il Pooper, grande. Io sono venuto a romperti le scatole. Ma dai, smettila. Lo conosco bene. Scusa. Non ti devi scusare di niente, lo vuoi capire? Io adesso vorrei abbracciarti, cosa credi? Ma non lo faccio finché questa maledetta storia... Può abbracciarsi, dice. Alex. Abbracciarsi. Alex ha un'etica non indifferente. Se le scopa tutte, certo. Ma lei no. Non deve. Lei no. Lei perché no. Lei è proprio del grande maiale. È del grande maiale. Non sai parlare di questo adesso. Non mi distraete, censurino sempre in no, ma raga, io sono abbastanza sicuro che la Hunziker non abbia concesso nessun capezzolino. Quindi non ci sta, non c'è bisogno. Siamo ancora lontani dalle pubblicità, Roberto. Sì, sì. Capezzolo, fondo schiena o pisello di del caro Alex. Oddio, non penso. Secondo me Alex. Alex col pisello. Guarda. Avrebbe fatto vederci. Dici, chi se ne frega. Sì. Mamma mia. Faccia a faccia. Ciao, sono il tuo amico. Ma sei cambiato idea. Hey. Una voce così rauca, non ho voglia di sentirti. Oh! Zitto! No, dai, infatti. Non si può prendere in giro da certe cose. Il baffo sta parlando. Vi siete già chiariti? Non ancora. Cose vostre. Allora parliamo d'affari. Cose vostre? Tanto. Tanto quanto avanti di una città. Lui è il grande maiale. Lui è l'affarista. Ricordiamo che è il grande maiale. Dici che lui è il grande maiale. Penso di sì. The Big Pig. The Big Pig. Lui sta scrivendo... grande maiale sta scrivendo su un assegno te però non ti piace lo fate così i soldi prima di 24 ore nessun problema sembra il pazzo di Blue Velvet no. Ma scusate ma lui sta consegnando la ragazza qui su quella barca me l'ha detto Leva beh ci voglio essere anch'io ma ragazzi siamo persi da parte prima divertirci. Mi dispiace ma non è possibile quella barca era una specie di club privato Lui voleva salire sulla barca doveva consegnare lì la ragazza ma era il no? piano un'altra barca Va bene, facciamo come vuoi tu, sei contento? Fatemi sapere quella sopra i soldi. È un piano, capito? Organizzato con la polizia, in modo tale I che carabinieri. Vanno a fare i carabinieri. Che devo fare? Che sono l'FBI italiana, praticamente. Lasciamo che ci porti la ragazza. Facciamogli credere che ce la siamo bevuta. La ragazza si sono bevuti? Come fanno a farglielo credere? E no, è terrificante. Hanno chiamato la polizia veramente. Ora l'hai visti? Questa è la polizia. Quei potenti. Quello è lo sceriffo. Dell'arma. Quei potenti mezzi dell'arma. Nuove reclute. Il suo compleanno. Avrò anche i soldi per la benzina. Grazie. Vabbè. I caramiziotti. Ci troviamo al porto e facciamo la bella insieme. Ma non credo che ce la siano dovuta. Ma certo che no, Alex. Cosa credi? Quelli sono criminali della peggior specie. E allora? Allora,
Allora molto dipende da te. Sei la nostra arma segreta. Hanno dei soldi in esubero in produzione. Il figlio del regista di sta zeta. Giriamo sta cazzo di scena. Molla tutto. Non ti preoccupare. Oppure doveva dei soldi. Mi vuoi usare come esca? È questo che vuoi? No, questo è l'unico modo per mettere in sangue. Questa è veramente una delle buona donna di barra. Quei due le mani sporche di sangue. No, è l'unico modo per farmi ammazzare. Guarda che ci siamo noi, lo vuoi capire? Qui è peggiorata tantissimo. Io su quella barca non ci voglio tornare, chiaro? Ascolta, lei è peggiorata perché deve fare una cambiata e non la sa fare. Le altre ragazze sono fare. Criminali no, veri. La onzichera è sempre... Una cosa del genere non dovevi neanche pensare. Perché se pensi di usarmi in questo modo, sei come loro, anzi peggio di loro. Ma io penso a Robby, il mio migliore amico, che hanno ucciso pochi giorni fa. Neanche per lui colpa tua. Cosa c'entra ti brotto adesso? E non penso che siano gli stessi, tra l'altro. Ed esattamente quello che ognuno di noi dovrebbe fare. Male. La morale è sempre quella. Non ho di questi problemi. E me ne vado da sola! Cosa te ne vai? Sei sospettata ancora. Sei bisogno di fermarti. Te ne sei già andata. Così evitiamo l'imbarazzo dei saluti. Wow. Perché? Perché? Ma di chi è sta casa? Ma cazzo di... Ciao, Leva. Mio. Lei è distrutta e disperata. Lei è dilaniata. L'amore è dilaniato. Che è questa scena? Oh, mo' limonano. Sicuro. Sorrisetto e si va. Ha ceduto comunque. Lei ha ceduto, si è resa conto. Alex, ecco perché è il migliore Alex. Alex è il migliore in quello che fa. Che non abbiamo ancora capito cos'è di preciso, però è il migliore. Cioè, in tutto ciò, nessun altro. È il migliore nel vederci chiaro. Nel volere vederci nel chiaro. Volere non è che deve vederci chiaro per forza. Deve avere la volontà. La volontà di vederci chiaro. È già tantissimo. Venite con noi. I patti non erano questi. Venite dal grande maiale. In banchina ci aspetta l'automobile. La riunione è in una villa al di là del porto. Ci sono persone che vogliamo farti conoscere, importanti. Urgente, importanti. Hai visto che parla? Vogliamo farti conoscere, importanti. Lui veramente è the worst. Mio Dio. Eh sì, il mare di Lugano. Momento MacGyver. Questo era suo il gommone, Se l'è portato da casa. Ci sono i sommozziconi. Nascosti benissimo. Li ha notati lì. No, lì li ha visti. Lei è occhio di lince. Occhio di minchia si chiama, vabbè. Lunga scena per farci vedere come i sommozzatori sono nascosti. Si sono sommozzati bene. Chi era Alex? No, no, sono amici che fanno. Sempre molto utile lei comunque. Brava. Ma era Alex? Ah, forse era Alex. Ti prego, sì. Alex! Sì, no, no. Era Alex, colpo di scena. Come ha fatto Alex a passare da guidare il coso ad essere esiloso? Non farti domande. Perché adesso lui ricompare. No, raga, quello che ha sparato era loro. E hanno colpito Alex che è caduto. Quello che è caduto era Alex. No, hanno sparato Alex. Era un doppio gioco, capito? Doveva esserci lo scambio, loro hanno sparato Alex e hanno rapito la ragazza. Ma sono loro che hanno sparato Alex. Loro. Lascia, togli le mani di tosse. L'avete ammazzato, la pagherete. Via! La pagherete. L'avete ammazzato, la pagherete. La pagherete. Vai, Sussari. Affaffini. Dai. Le sei degli affaffini. La pagherete. Sono fare. Aspettate che ritorni. Ho ucciso io. Mufasa. Sono stato io. Siamo qui per divertirci. Per divertirci. Oh, questo qua è proprio il gran maiale. Eccolo. Tutto sto casino. Mamma mia, il gran maiale. Ma proprio. Comunque lui, l'ho raccontata questa volta tempo fa. Se tu sarai carina con lui. E lui sarà contento. Stava in un film di Tinto Brass. Lui. Sì. E
scopava, cioè proprio c'è il porno attore. Ok, comunque non è lui the big pig, ha detto che è un altro. Lui è l'intermediario. L'avete fatto prima con Gianna? No. Sì, lui è quello che assaggia, poi lui inzuppa e poi lo passa. Non pensare al tuo amico che è morto, pensa a te stessa. Il mio amico di là è molto volubile, può cambiare idea. Vedi, il mio amico di là. Basta poco. Basta la mia parolina. Vuoi vedere che il carabiniere... Alex, la rete 2 è il giorno del giudizio. Il grande maiale è il bambino nella carrozzina. È il bambino cresciuto. No, era lui. È stato lui da primizio. Oppure è Tigrotto che non è tigrotto. È morto veramente. Aspetta che Alex ancora... Quanto manca alla fine di questa roba? Penso 10 minuti circa. Ragazzi, è bellissimo. Cosa dite? Come fate a desiderare la fine? Ma sì, io voglio il colpone di scena. Perché ci deve. Ma non era anche il capo di scuola di ladri? Ah sì, mi sa di sì. Quello super elegante, mi sa che hai ragione, era lui. Il sequel, c'è un sequel. No, di Alex la Ariete? Boh, così dicono. Ha fatto veramente schifo la critica, non penso, ovviamente. Merita tipo 23 Oscar. Che è così lento inutilmente adesso. Ti ha portato un vestito? Adesso. Non è il cesso. Vuoi un consiglio? Indossa questo vestito, sorridi sempre e sii carina. Mi fai schifo. Nell'unico modo, credimi, se non vuoi finire come le altre. Vattene. Non fare la stupida. Vattene via. Tu non hai nessun potere su di me. Via! Esci da questo corpo. Via, via. Lei le fa scappare, non perché siano spaventati da lei, ma perché, capito, è così fastidioso quell'ultrasuono. Che 2 secondi in più. Sicuro che sto dicendo la verità. Come Alex belle. Lo squalo, esatto. Alex lo squalo. Crepa. Razza di crepa. Io adesso te lo presento. Dai, però tu devi stare attenta a quello che dici e a quello che fai, eh? Perché volevo? Dai, finalmente. Eccellenza. Credevo si accontentassero della prima. Eccellenza. Che cosa c'è? Guardi chi le ho portato. No. Ah, è un'eccellenza. Ma lui è... Chi è? Non è uno dei tre sceneggiatori. Finalmente ci incontriamo. No, no, no. Però sembra da tanto tantissimo. Dai, sembra un po'. No, dai. Dai, per farmi fare la fine delle altre. Non so di cosa tu stia parlando. Io sono qui solo per rilassarmi un po'. Ti consiglio c'è di fare qualcuno che sta facendo casino e vuole entrare. Tenu. È Tonio Cartone. È Rutelli. È Rutelli. È Rutelli. Giada, una mia amica che è stata ammazzata. Ma come? Non se la ricorda? Io sono venuta qui e ho messo questo vestito nuovo proprio per dirti questo! Ma cosa fa? È matta! Gli ha lanciato un bicchiere in faccia. Un po' teatrale. Gli ha dato in faccia. Non trovo. Launzi che era alle palle. Un po' teatrale, non trovo. Io vado nella mia cabina. Lui si è risentito. Come ti permetti tu di farmi sentire in colpa per aver ucciso una signora? Te la sei cercata. E adesso che dobbiamo fare con te? Eh? Pensateci voi. Adesso la metto in una stanza e comincio a urlarle addosso. Cattiva! Cammina! Cattiva sei stata, cattivissima. Aspetta che Alex esce dall'acqua, vedi cosa succede. Ah no, e cos'era quella? Alex sta nuotando verso contro una l'uomo contro la macchina. Dillo, come cominciamo? Vuoi frustarmi subito e poi farmi a pezzi? Ma no, non ti voglio fare niente, assolutamente niente. Lui era la voce veramente da Big Pig. Ma no, non voglio fare niente. E secondo te chi rappresenta? Dai, sarà una critica sociale all'Italia. La critica sociale. Alex Lariete. Alex Lariete, sì. Secondo me era un grande progetto che è stato è stato osteggiato dai tutti. È proprio quello. E allora le devo punire. Le devo punire. Lo faccio con grande pietà. Perché mi dispiace che delle belle ragazze finiscano sulla cattiva strada. Quasi in maniera sacchina. Vai Alex, salvala. A lui tempo fa hanno sparato comunque. Sì, ma lui è Alex Lariete, non se ne accorge. Poi ha fatto una nuotatina, vabbè. Se gli è passato, se è non l'ho colpito manco per il cazzo. Ma manco la bici, la forza dell'amore. La sua faccia è tipo, ma sei scemo.
E gli echi. Ma forse perché gli aiutanti del grande del Big Pig sono i Little Pig. Questo è un piccolo pig. Per quello facevo quei versi. È uguale! Sì, sono sì, infatti sono. Li ha clonati, è tipo il dottor Male, ha clonato. E la mese. Alex, non lo fotti. Vai gli amatori! No! Vai gli amatori! Non sono previsti per essere spenti. Capitano, potrei. Perché ci siamo fermati? Ma perché papà? Capitano. Aspetta! Vado! Aspetta! Oh, la pistola! No, questo lo devi uccidere, dai. È giusto perché. Sai perché non ti ammazzo? Perché no. L'ho promesso perché mi sei sul cazzo. No, devi. Basta, entra nel cesso. Giusto qui stai bene tu. Giusto qui stai bene tu. Okay. Lo umilia. Vero? L'ha bullizzato tutto il film. Vedi qua allora. E voi chi siete? Noi non c'entriamo niente, siamo in Italia, è la prima volta che veniamo qui. Non muovete di qua, Vi guardo, Non lo girate? Giurin Giurello? Non siete mai stati qui? Ha parlato come biascica. No. Eva! Tempo delle mele. Intanto arriva un elicottero. Però nessuno mi ha chiamato a niente. Ma sono tolto! Sono perché sta parlando così? Il ciubato ma sono tolto! E si rimonta. A merda! Vi è qua! È l'elicottero! Ci sono che temo che è gratta per entrare! Tutto questo po' di gente non poteva arrivare 5 minuti prima, doveva arrivare. No, dovevano aspettare. Tra l'altro non li hanno manco avvisati, loro sapevano. No, loro sapevano. Lo sapevano. Ma c'è disagio. Ti stavano toccando. Oh, scendi. I poliziotti stavano capendo. Mi hanno sequestrato in casa mia. Sono mafiosi. Mi ha ingannato con i suoi traffici finanziari con la Svizzera senza che io me ne rendessi conto. Non me ne rendevo conto. Insomma, tutti quanti dicono: oh, non c'entro niente questo, pisciando sotto di sé. Insomma, tutto è bene quel che finisce bene. Alex Lariete verrà adesso coronato principe della Repubblica. Bel lavoro. Ovviamente Corso puoi ritornare al reparto. Grazie, comandante. Solo tu potevi fare questo lavoro, che è consistito nel scopare gente sì. A casa di motel. Vederci chiaro. Vederci chiaro. È stato il primo ad arrivarci. Ma che faccia è quella? Di che? Non lo so, mi ricorda qualcuno tra l'altro. Scusatemi. Dov'è finita quella dell'inizio? Come si chiamava? Paperella. Paperella era una delle sue delle tante. Non era la moglie. Lui era una moglie. No, lui è Alex Lariete. Lui c'è. Ne può scegliere quante ne vuole. Basta che cucinino. Il risotto con le erbette. Ah, finalmente il risotto con le erbe. Lo sai fare il risotto? Una domanda cruciale. No, aspetta, ragazzi, no. Ci stiamo perdendo. No, torna indietro di 10 secondi. Scusa, voglio rigustarmi le espressioni. Guarda che se vuoi stare con me. Guarda che se vuoi stare con me. Questa? Guarda come è serio. Perché ciao, lui la sta. Si stanno. Ingiustamente serio, effettivamente. Ciao, auguri, ciao. Non lo so. Malocchio vicenda, immagino. Sarà la figlia, guarda, secondo te. Ah, boh. Lei sorride. E abbassa lo sguardo. Lui la rimette a lui posto con uno sguardo. Guarda chi cazzo sono. Guarda chi alza bandiera. Lei subito intuisce. E lei. Però lei sorride. Lui sorride perché l'amore. Però lui resta serio, un uomo tutto d'un pezzo. Guarda che se vuoi stare con me. Te lo devo dire. Non sarà una vita facile. Che posso chiamare
in ogni momento, giorno e notte. Il Tamagotchi era quello. Dire un po' di parolacce. Accetti? È un contratto, non è un fidanzamento. Non ho scelta. Perché? 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 Perché in fondo, se sono ancora viva un pochino, è anche merito tuo. Quindi è per pietà o per ringraziamento? Sì, ma tocca, sta con te perché mi hai salvato, dai. Rise of Sparkle? Oh, ma grazie, Willy! Grande! Non dovevi, grazie mille. Dov'è Willy? Grazie, Willy. E niente. Però siete arrivati proprio alla finale, alla fine, mannaggia. Siete arrivati proprio adesso. Dai, però... Reddit of Sparkle è arrivato nel momento del Tamagotchi, direi che ci sta. Esatto. In effetti sì, è proprio un caso perfetto che sia arrivato il Ride nel momento del Tamagotchi. Tamagotchi di cosa, tra l'altro? Di un carabiniere? Sarà di un dinosauro, penso. Perché mi ha fatto vedere l'uovo. Con me la vita non è facile. I dinosauri secondo voi sono uccisi dei carabinieri. Comunque ragazzi, allora aspettate, facciamo un secondo di solito dibattito prima di finire l'episodio di oggi. Voglio morire. Io vorrei fare un piccolo dibattito circa l'essenza di questo film e quanto effettivamente possa aver influito nella cultura italiana. E cosa ci ha lasciato, quali sono i momenti migliori, quali sono le cose più stupefacenti, a parte il risotto con le erbette. Con le erbette che devo provarlo, mi sa che è veramente buonissimo. Ora, sono curioso. Spettacolare, soprattutto se è fumato con sigarettine gialle. Mi hanno detto che spacca proprio. Allora dai ragazzi, allora voglio leggere la vostra opinione. Il maestro Bruno Mattei e Carlo Sortino sono spanne sopra questa roba. Ma perché loro, facendo cose low budget, no? Quando escono male, molto male, sono più belle. Perché comunque il budget era basso, capito? Invece questo qua era... non era low budget manco per il cazzo, no? C'erano svariati elicotteri. Sì, c'erano molti elicotteri che se la sono giocata bene. C'avevano il viso degli elicotteri. Barche. Anche uffici. E poi un pony, raga. Quel pony sarà venuto più dall'elicottero. Un motel, una casa di una casa sperduta. Aspetta, com'è che l'ha chiamato? Un lusso... sfrenato. Di un lusso sfrenato. Lusso sfrenato. Cioè, insomma, c'era del barco. Però c'è anche da dire che quello era il suo primo film, doveva essere il debutto. Scusa, ma ha fatto altri film con suo Cristiano? A me ha lasciato una bella tavola di fumetto a colori. In che senso? Cosa? Che opinione dovremmo dare, scusami? È un capolavoro uscito male. Beh, secondo te è un capolavoro, è già questo, cioè. Senti, la trama era sentita e risentita, però per essere un film italiano aveva del potenziale come trama. Ah, vedi cosa dicono. Non lo so. Dai, per essere un film italiano. Tsukumo 04. No, non ce la posso fare. Tsukumo 04 ci dice: "Sto film è stato un flop colossale e il regista ha pure cercato di difendersi dicendo che d'estate al cinema non ci va nessuno." C'è che ragione. Poi non è vero. È certo che non è vero, ragazzi. È meglio far uscire a Natale, questo è certo. Dovrebbe imparare dai suoi amici. Se ci buttava qualche scorreggia tra gli sguardi, scorreggia. Era fatta per Natale. In realtà non c'era bisogno, io le ho intuite le scorreggie. Cioè, il tuo cervello. Riuscivo a sentire. Non c'erano le scorreggie, ma c'è stata molta pipì. Quindi... molta pipì, sì, è vero. Molte scene di pipì e di mani che non si lavavano, diciamolo. Ma in tutto ciò il bambino della carrozzina è rimasto là. È rimasto là dentro quel carrozzino. Ma il grosso maiale, niente, è stato arrestato. The Big Pig. Big Pig è stato arrestato. Probabilmente. Forse la prossima volta Sortino. Ma forse il problema è che. Cavata. No. Noi non lo sappiamo. Non lo sappiamo, ma. Sortino, il problema è che non ha caricato il maestro nuovi film su YouTube. L'ultimo che aveva caricato è quello là che avevo visto l'ultima volta. E che era un film vecchio, però quelli che sono sul canale YouTube sono finiti, quindi non so più cosa fare. Niente, Sortino, aspettiamo, usciranno, uno all'anno ha detto che ne faceva. Sì, ha detto che ne dovrebbe fare uno all'anno, sarebbe una bomba, però aspettiamo. Speriamo e vediamo che succede. I tipi sono rimasti nel pozzo, sì, sono costruiti, si sono rifatti una vita nel pozzo. Ah, suggeriscono, lo guardiamo Little Panda Fighter.
No, che cos'è? Allora, fa schifo. Abbiamo già... Lo conosci? Abbiamo già Innamorarsi a Monopoli. Innamorarsi a Monopoli. Aspetta, non so se c'è su YouTube, fatemi vedere. Perché il problema è che... Fighter... Per motivi di copyright... Sì, c'è. Ah, è sempre... Ita, c'è, ok. Possiamo vederlo la prossima volta, allora. Sempre fatto da YouTube. No, non è di YouTube questo. No, sì, è fatto. Ah, anche fatto da YouTube, sì. Dicevo, l'unica cosa è che io vorrei vedere dei film che non sono che sono su YouTube, in maniera tale che non mi caghino il cazzo col copyright, perché ovviamente, almeno così può essere, diciamo, non interpretabile come un video, ma come un... non come un film, ma come un video di YouTube. Quindi vabbè, dai, ci sta. Non ti caga il cazzo nessuno. Però se fai vedere un film che non è su YouTube, mm-hmm, potremmo avere dei problemi e chiuderci il canale, che cosa che vorremmo evitare, perché ci stiamo divertendo, insomma. Oh mio Dio, quella cagata no. Ma più fa schifo e meglio è il gusto del ma cinema. Quello è forse più cartone animato. È un cartone animato, capita, un bel film della Dingo Picture, credo. Cyan, benvenuta. Io credo che la Dingo Picture sia molto protetta a livello di copyright. Ho come questo dubbio. Lo scoprirò. Però anche la Dingo Picture. Ci possiamo vedere tutto il trash e la merda italiana del... Maratona di The Lady. Mi ecco, sa che... Maratona di The Lady l'avevo proposta proprio a loro. Sì. E gli avevo detto che avevo intenzione di farla. Però la sto lasciando per quando ho finito tutto il resto. Perché il bello di... del cinema è che tu ti vedi una puntata, cioè un film, e finisce là. Invece The Lady lo inizierò soltanto quando abbiamo finito tutto il resto, quindi non sapendo che fare ci facciamo... Però The Lady, fai conto che cioè il canale è stato caricato un video con tutti gli episodi insieme, quindi è come film a quel punto. Però durerà due ore e mezza. Vedere la prima serie. Tutte le vuoi vedere? Okay. La seconda serie, la domenica successiva e così via. Okay, okay. Quindi per fare sta roba abbiamo bisogno prima, cioè io, dato che dovremmo dedicarci soltanto a The Lady, io aspetterei più secondo me è più simpatico. Sharknado è super protetto da copyright, ragazzi. Niente che sia caricato sulle piattaforme streaming tipo Amazon, Infinity, Netflix, tutta quella roba là è off limits, quindi completamente via. Tra l'altro è strano perché volevo vedere un film che si chiama L'Uomo Puma, che fa veramente cagare, e ce l'ha Infinity. No, e il nostro nemico. Non riesco a capire come mai Infinity abbia preso i diritti dell'Uomo Puma. E quindi niente, non possiamo vederlo per questa ragione. Primavera di Granito, abbiamo provato a vederla, la primissima. Bugia, noi abbiamo visto quattro calogne a malopasso, che faceva schifo. Primavera di Granito lo possiamo vedere effettivamente. Sì, comunque li vorrei vedere tutti. I Paganini di Klaus Kinski, ma mica è un brutto film. Cioè, no, noi vediamo brutti film. No. Tutto ciò che ha Klaus Kinski in Il Bosco 1 è bello. Il Bosco 1 è un film notevole. Ma pure Troll 2. Zora la Vampira, io non l'ho mai visto, ma mi sa che è bello, tipo Alex l'Ariete. Tipo... Però non so se si trovi sul tubo. Vabbè, dai, lo scopriremo. Comunque, ragazzi, io vi abbandono qui. Vi volevo soltanto ricordare che domani alle 6 abbiamo come ospite Andrea Lorenzon di Cartoni Morti. Quindi domani alle 18 parleremo con lui come possiamo chiamare, non il regista di Cartoni Morti, l'autore. Con tutti i Cartoni Morti parleremo con Andrea tutti Lorenzon, tutto il e team Lorenzo Andreoni. Con tutto il team di Cartoni Morti, che questo apprezzeremo, con tutto il team di Cartoni Morti. E in particolare io volevo parlare con lui di una cosa molto interessante, secondo me, cioè continuare a cambiare anche se si è trovato un format che funziona, soprattutto continuare a sperimentare e non accontentarsi, perché lui ha un canale che super funziona, però ha sbattuto un sacco in passato con un canale che non funzionava per niente, e adesso ne ha aperto addirittura un altro che ovviamente è all'inizio, però non si accontenta di avere il canale che funziona, ne sta facendo altri, che è un po' la filosofia che sto facendo anche io, perché
che sto seguendo anche io, perché non mi dedico soltanto al canale principale, ma voglio continuare a divertirmi e sperimentare altre cose, perché secondo me è sano come mentalmente ed è sano anche a livello artistico. Ne parleremo insieme, vedremo un po' cose. Quindi se avete delle domande da fare, ci vediamo domani alle 18 e ne parliamo insieme, anche perché ne possiamo parlare dal punto di vista di YouTube, se funziona. Perché ognuno di noi ha avuto la nostra, diciamo, la nostra difficoltà a farsi scoprire su YouTube agli albori, e quindi ne ha provato un po' di tutti i colori. Lui l'ha provato di tutti i colori, io ne ho provato di tutti i colori. Però considerate che il canale suo vecchio è stato aperto tipo 10 anni fa, quindi molti più anni prima, cioè io sono da 6 anni, sì, forse. E quindi nulla, ragazzi, speriamo che esca un bel discorso e che qualcuno possa trarne delle buone informazioni. Ma una live con Gaston Zama, allora io lo sento spesso, io Gaston Zama lo sento spesso, tra l'altro dopo l'ultimo servizio ci siamo fatti una lunga chiacchierata in cui abbiamo parlato di quello che era successo, e mi piacerebbe, lo inviterei, però vediamo. Perché più che altro, francamente, l'ultima volta mi sono un pochino dispiaciuto nell'invitarlo, cioè non volevo invitarlo perché mi sembrava un pochino che stessi, non lo so, cagando il cazzo, forse, non ve lo so dire. Sì, cioè, ci sta. Però vabbè, glielo provo a chiedere, molto volentieri. Comunque abbiamo il calendario bello pieno e tra l'altro abbiamo Zo Sparkle, se non erro, mercoledì alle 18. Sì, c'è Willy, mercoledì alle 18. Quindi niente, abbiamo un casino di cose da fare. Dai ragazzi, allora grazie mille per aver guardato. Ci vediamo domani alle 18. Statemi bene. Un salutazzo da... Come lo chiamiamo questo? Barba Y. Scegliete il primo nome che trovi. Del Little John. Qua. Pumpling sponsor. E lo sponsor di Pumpling. Ehi, siamo tutti... No, lei non è Pumpling. No, oggi no. Io sono sempre Pumpling perché alla fine c'è il guardaroba pieno. Lui pure il guardaroba pieno. Comunque, vabbè, vi saluto a tutti. Comunque, un salutazzo da lui. Un salutazzo da quasi dietista Claudia. Ed ovviamente da Barba Scura. Ex! Che non si è spaventato. Ovvio. Così deve essere. Si deve spaventare. Scappa, Temu. Scappa. C'è il cappellino qui che ti aspetta.